bellissime le nostre amabili ragazze cinesi che non vedremo in realtà, perché queste non ce le caghiamo, queste non ci sono, vi dico. Ciao Mali e Sintetica che torna per 3 mesi, ma ben tornata. Ciao Aigarone, buon pomeriggio anche a lei. Grazie Cappellaio, alla prossima, buona lezione. Serena torna da noi, amici. Eccole qui, le nostre magnifiche squinzie che non vedono l'ora di mettervi le mani nelle mutande. Ciao Vetta, ciao Grive, buon pomeriggio, ciao Gabri, buon pomeriggio. Siete arrivati proprio nel momento del succo di Guglielmo, che detta così può sembrare una cosa veramente sporca, ma sporca non è, perché noi qui stiamo parlando di sentimenti, qui stiamo parlando di amore. Amici, benvenuti, bentornati nel DLC di Love is All Around, che a quanto pare ha proprio tutta la presentazione sua. Senti, guarda lì, Xiamen. Ah, perché abbiamo cambiato città. A quanto pare il nostro Guglielmo si è trasferito a Frosinone, quindi la nuova città Frosinone gli offrirà 3 nuove pupe che vediamo qui. Guardate lì quanto sono belle. Devo dire che Love is All Around comunque le modelle se le sceglieva, e se le sceglieva questa con lecca lecca, grazie. Sì, devi vedere se questa con lecca lecca volete, però dobbiamo capire. Già ho visto, già avete capito, ho cercato su Google come diventare Guglielmo di Afragola, ma non c'è una soluzione, purtroppo. Hai capito un po' Guglielmo? Ebbene sì, amici, io direi di iniziare quindi il nostro gioco. Così, va subito. Guarda lì che bella Frosinone, raga. Guarda che bella Frosinone. Guarda, meravigliosa, meravigliosa. Siamo arrivati a Frosinone subito. Manco il tempo di arrivare. Ci troviamo già le prenzole. No. Ah, ci sta chiamando il nostro amico. Sei arrivato a Frosinone? Sì, Nestruons. Perché non me l'hai detto? Non sono riuscito nemmeno, mannaggia, non sono riuscito nemmeno a mandarti un pacco da giù. È decisamente meno deprimente. Frosinone è bella, sì. Che dice sto scemo? Dice che non ci poteva mandare i cazzi, veramente. Ciao Squall, buon pomeriggio. Mi manchi. No, ma non starò qui per tanto tempo, 1 o 2 mesi. Dammi giusto un paio di settimane. Ciao Rosario, buon pomeriggio. Va bene, sono contento che comunque sei arrivato sano e salvo. Mettiti a faticare duro, devi vincere il premio. Ci proverò, però non ti prometto un cazzo. Lui era Luigi, lui come si chiamava? Mi pare che si chiamava Luigi, se non sbaglio. Sì, faticare. Però non ti stressare molto. No, io stressato, mai. Nel caso ti fossi dimenticato, sono in debito da milioni di dollari. Devo prendermi questi 40.000 dollari del premio. Sarebbe un game changer se ci riuscissi. Sì, ho capito, buttati nella competizione, fallo. Vabbè, ci sentiamo comunque tra un paio di giorni. Ma perché vieni anche tu? Il mio bro sta facendo comunque sta roba, devo venire a fare il tifo. Sei veramente un bro. Ma perché un bro? Ciao Kimberly, ciao Niki. Ma perché un bro? Sì, sicuramente. Comunque, hai visto il monitor? No, non ancora. Sono appena sceso dalla macchina. Mi ha detto che devo andare in un bar a incontrarla. Il bar si chiama Game Over. Game Over. Vabbè, basta parlare. Ci sentiamo dopo. Ciao! Va fanguccio. Oddio, già. Ma già, così, manco il tempo, un broccolo, sì, bella broccolo, veramente. Ma manco il tempo, amici, eccola qui, la nostra prima squinzia piena di tormento. Di già, subito, che era disperata questa sera. Si chiama Xia Tian, quindi la chiameremo Tinia, Tinia, ciaone, Tania. La chiamiamo Tania, è Zelda. No, Tina mi pare che già c'era. No, non c'era Tina, c'era Lina. C'era Lina, quindi no. Questa qui vabbè, Tenia. No, Tina ci sta, dai. Tina ci sta. Sì, signora. Che è successo? Tutto a posto? Madonna mia, che è? Venga con me. Come? Ma perché noi siamo attiriamo la patonza? Mi fate capire? Signora? Non ti muovere. Ma che succede? C'è uno strano tizio che mi sta seguendo. Già?
aiutami per favore. E noi guardiamole giustamente le cosce, perché non si sa mai. Amici, aspetta, cosa facciamo? Fermi! Lo distraggo! Lo devo scegliere io, lo distraggo. Sì, quale? Uno strano tizio? Lo distraggo, raga. Oddio! Era necessario questo sguardo? E metti mai! Ma c'è un tizio nudo, sul serio! Ma che schifo! Ma poi con il binocolo, ma poi in mezzo a una strada, è effettivamente strano. Signore, è veramente strano. Ok, lo vado a distrarre. Tieni, vostu pesce, sono qui. Che vuoi? Vieni da me. Ma questo è bronzatissimo, ma è Carlo Conti della Cina. Ma uguale, ma si copra, mi sembra il bidello del gioco horror. Come sono finito in un videogioco? Che sei uno stalker? E Carlo Conti è scappato dal pubblico di Ciao Darwin. Ma sei pazzo? È un po' Marco Liorni, è vero? Oh! Signorina Tina, sono un suo fan. La sto seguendo da sempre. Il suo modo di giocare a tennis è così eccitante. Ma che si è fatto questa la faccia? Poche risposte sono a tempo, la maggioranza come sempre. Sono suo fan da un sacco di anni proprio. Posso esaudire il mio desiderio? Vorrei un suo autografo. Vabbè, Tina vuole solo un autografo, dai. Non dà caccia del pesce. È tutta colpa tua! Ma non mi lasci! Figurati, ma come corre! Figura di merda numero uno fatta! Vabbè, voleva capire anche lei. Gli sta chiedendo il cielo e lei risponde: non lo do a tutti. Ehi, ma allora? Inizia, partiti malissimo, ragazzi. Già partiti male. Ah, Frosinone comunque è molto bella, Anche l'aria sembra più pulita a Frosinone. Devo dire la verità, a Frosinone si respira bene. Air War, bentornato per 2 mesi. Mua, grazie mille. Oltre alla maglietta gli devo far firmare anche quella cosa di Final Fantasy 12. No, no, no. Un Gesù, lo stalker. Chi sono? Io sono il fan di Tina. Tu, ragazzone, come ti permetti di fare lo scemo con la mia idola? Tiè, pigliati questo! Ma che problemi c'hai? Che problemi c'hai? Ti spacco la faccia! Ma che sei cretino! Basta inseguirmi! Non ti muovere! Ma perché vengo inseguito sempre da stronzo? Fermati! Vabbè! Subito! Vabbè! Va bene! In Cina hanno problemi! Ragazzi, ma già abbiamo manco mezza giornata. Brava! Brava! Si chiama Sara. Lei si chiama Sara. Amici, abbiamo la Dina, abbiamo la Sara, la mia preferita. Sì, scamazzami, certo, bravi, bravi. Ciao Darwin, il pubblico di Ciao Darwin proprio. Signora? Dica. Ah. Ehi, hai bisogno di una mano? Cazzo, è un signore in difficoltà? Ma chi signore ha bisogno di farsi aiutare da una ragazza? Ciao Yagumo, vogliamo lei? Sì, sono incinta, ma smettetela! Se sembra quella di Final Fantasy o sbaglio? Tifa, dici? Un pochino, è vero. Vabbè, andiamo avanti. Ciao your girl! Hai un problema con le donne? Le donne sono... Vanno bene, però tu sei una disgrazia per gli uomini. Ragazzi, io che gli devo dire a questo? Clap back significa gli do uno schiaffo. Sara, salvami. Subito. Ma allora, ciao Matti, bentornato per 38 mesi. Bacin. E rispondi: questo, scusami, put up a front, cosa vuol dire? Lo fronteggi? Quindi lo picchio con questo? Clappa. Sei sicuro che devo clappare? Metti muro. Mi fai muro? Raga, io lo clappo, quindi. Lo clappo. Te la disgrazia sei tu, stu scemo, stu stalker di me.
Come ti permetti di affrontarmi pure? Ah, prendi questo! Aia, fa male! Lasciami stare, fa male! Lo lascio stare? Ma te ne devi andare appena lo lascio. Va bene, lo prometto! Serviva la signora, un applauso! Basta! Sporti! Mi protegge lui, vabbè, io devo testare con la mamma. Vabbè, ehi! Ah, ragazzone! Sappi che Tina sarà sempre la mia idola! E sti cazzi! Te lo trovi! Sì, signora. Siela. Grazie mille. Grazie. Va bene. Sei un ragazzo interessante, mi piaci. Ma su, ma come... Ma un ragazzo... Io questo cervello dei cinesi non lo sto capendo. Sei un ragazzo interessante. Come? In qua? Perché? Sembro una meba. Non ho niente. Guglielmo pure deve avere un besce enorme. La prendo, grazie, arrivederci. Il casco è della Pullenberg, comunque, ho visto anche io. Sarà gnocco, tanto il pane è assicurato 100%, potrebbe essere. Hai un minuto? Vuoi farti un drink con me? Scusa, ma ho già compagnia. Anzi, sai dov'è il bar Game Over? Non lo trovo da nessuna parte. Hai chiesto alla persona giusta, vieni con me. Beh, non posso dire di no. Ma noi... Perché non ha fatto fronte comune con l'uomo. Ma l'avevo capito. Tieniti stretto. Vabbè, subito. Subito, raga, subito. Sei un pirla, Guglielmo. Glielo dico io da una vita. Ed eccoci qua, subito a mettere le mani addosso alla signorina. Ma voleva lei, voleva lei, voleva lei. Cadi subito in moto. Sì, l'ho presa proprio per i fianchetti. Eccoci. Ma che bel bar di merda. Salve. Ce l'hai fatta. Che ti prendi stasera? Un po' di whisky. E lui? Signora? La stessa cosa pure lui. Ok, arrivo. Ma non devo andare con lei, scusami. Eppure è meglio della trama del fabbricante di lacrime, è poco ma sicuro. Questa è fatta ancora prima di cominciare. Ma io non ho capito. Ma tu hai incontrato una tizia per caso? Mo ci pigli da bere. Ehi, ma come funzionano le cose in Cina? Ecco i suoi drink. Ma li avevano già pronti? Scusami, li avevano già pronti. Ma lei è appena entrata. Ce li avevano già pisciati. Va. Beh, tieni, piedi sto whisky. Bello, non ha bevuto un goccio. Non ha bevuto un goccio proprio. Ciao fisetta! Non ho letto, mannaggia, mi sono persa la frase. Dì, non ti stanno... Ah no, che lei ha chiesto se ci stanno dando palo. Ha detto, vedi che non si è presentato ancora nessuno. Ciao Lebos, ciao Fegato, buon pomeriggio. Ha detto, vedi che non si sta presentando ancora nessuno. Non è che ti hanno dato palo. Ha fatto, no, fidati che la signore è una signora di sistemanza. Ciao Tullio. Io cosa sia? È il tuo appuntamento? No, è una mia compagna di classe del liceo. L'hai presa bene, però. Ciao, Lebos. Buon pomeriggio. Oh no, è la mia compagna di classe? No, raga, la terza Ruth è la mia compagna di classe del liceo. Dai, Guglielmo. Stai sentendo, Guglielmo? Oh no. Ma hai finito? Posso andare a casa adesso? Oh, si chiama Genoveffa. Come la chiama? La chiamiamo Gianna, lei. Io già mi sono scordata i nomi di tutti e tre. Gianna. Una è Gianna. Vi devo dire, ti devo dire. E ancora, basta. Me ne devo segnare sti tre nomi. Gianna, Tina e l'altra è Sara. Quindi Sara è la motociclista. Tina è la signora del tennis. Gianna è la nostra compagna di classe. You guys listen, perché Guglielmo del... Io ti banno. Tanto noi vogliamo solo Sara. Ma perché? Guglielmo, il motivo per cui ti sto facendo da tutor dopo la scuola è per aiutarti a salire con i voti. Non posso vederti fare sempre fallire gli esami. E poi ti chiamano a casa i genitori, ti sgridano.
Che no, lo dici, è già. Vabbè, come si possa succedere che tu, che sei la genietta della scuola, e a che fare con me, che sono un gesso a pedali? Signorina Occhialuta, lei è la nuova Nico. Lei? Tu dici? Anche io sono d'accordo. A sto giro siamo d'accordo. Puoi lasciarmi in pace? Ti imploro. Lucia, Non ci 我觉得你答应了 pensare.要Ho对你负promesso责，di essere所以已经说responsabile到per te. Non mi rimangio la parola. Oh, ciccina, vedi, lei è già Ella? carina. Sono qui. Ah, faccio cazzo. Però è cresciuta la nostra compagna di classe. 你不是准备博士论文吗？怎么过来？Non ti dovresti preparare per il tuo dottorato? Perché sei qui? 适当的休息更有利于工作。Lei ha fatto la cheat di Shining.介绍一下。这是我舍友。Lei è Gianna, la mia compagna di stanza. O sapeva che, cioè, in Cina tre persone, a Frosinone tre persone ci stanno. Sono tutte e tre donne e abitano tutte nella stessa casa. Nel senso che la mia prescelta, vedete, di non fare i cessi in chat scegliendo solo le super gnacchere. Guarda che è già andata, è Bian Jianning，finita. È la你mia是compagna谁di stanza. 班长，No, non mi dire. 变化很Sei大。cambiata così tanto, Gianna. 你这句话有很多种解读，Guarda che但我se只lo采dici纳最优解。così posso anche pensarla male, però cerco di interpretarla当你bene在夸我了，e dire che mi stai facendo un原来你等complimento.的人是我舍友，Ah,你ma怎quindi么tu知道？stavi aspettando la mia这compagna也di 太巧stanza?了Che吧，这太巧coincidenza!了。Che coincidenza!是你。Ma sei tu! Usapeva, quello Frosinone è piccola, ragazzi, è un paesino, è letteralmente un paesino, io lo sapevo, cioè manco a farlo apposta, abbiamo già scelto Sara, lo so, già abbiamo sbagliato tutto. Noi stavamo scappando da uno in flip-flop, sarei entrata in moto, c'è solo un bar in tutta la città. Coincidenze? Io non credo. Questa sarà la cugina, però... Che è successo? Vabbè, niente, non ho原capito来如perché.此，你是为了参加绘画比赛来下的。Ah, sei venuto a partecipare alla competizione artistica?那你落脚的地方定好了E吗？dove rimarrai? Sì, ma chi è lei? Mi sono persa la cosa di chi è lei. Sembra che sei mai stato con questa disposizione. In Cina ci sono 1.412 miliardi di abitanti, vorrei che lo sapeste. No, a Frosinone no. Sì, no, che il Tina è la tennista, ok, però io vorrei capire come mai anche lei si è seduta al tavolo. Capito?还没有，Non 本来是想ancora. 征求班长的意见。Volevo chiedere我un是tuo很乐意consiglio, 收留你的，Gianna. 不过我们可以Sono先当个人disponibile a 合租，darti una mano. 需要得到这两。Ah, sono entrambe le roommates! Cioè, vivono veramente tutte e tre insieme, ma io non ci voglio credere! Ma che cazzo di trama è? Vabbò, cioè, una tennista, una secchiona e una motociclista incallita. Tre proprio persone che non hanno niente in comune. Nulla. Trama pazzesca.我室友的同意，Vabbè, devo chiedere alle mie但due是，compagne di stanza se è ok. È un appartamento di sole donne, quindi non fa bello comunque far entrare un生uomo, lo活规sai? 律可不方便让Ci男人sta, ci过sta.夜哦。Sempre meglio di别How I Met忘 Your 了，Mother. 我们约法三章第一条Ci sono le regole是delle不能让男人过donne. 夜。Nessun uomo può stare di既然下面都notte.这么说了，E dato那che我也Tina ha这già么说。parlato, devo rifiutare anch'io. 他们俩都反对的话，Se那stanno我也tutte e没due办法。contro, non ci posso fare niente, mi dispiace, non puoi venire a哦，casa.对了，完蛋了，酒馆Ah,正在招però聘so服che务il生，game over,应il该罢bar手。sta再不试试，assumendo. 能成的话，Magari至少有个落脚的puoi,地方。avrei un tetto sotto la testa. Quindi niente, basta, questo dobbiamo fare. Cioè, ma noi siamo venuti per fare un concorso di arte e ci troviamo a fare il barista. Ciao, Steriva! Mua! Ventornauser 20 mesi! Vabbè, ma fa impressione. Un tetto sotto la testa. Sopra la testa. Vabbè, ragazzi! Allora, ma un B&B, ma non c'ha soldi. Lui deve recuperare i debiti. Come nella vita vera. Oh, sì. Vabbè, dai, ci proverò. Questo va a Grazie. Frosinone senza sapere dove sta. Infatti, dove? Scusami, ma non ho capito. Ma non ha prenotato qualche pa. Ma che pensavi? Sta sotto un ponte?老板Non ti娘是我们preoccupare,公司lei è la女仆。nostra proprietaria di casa, è una brava persona. Si conoscono tutti a Frosinone, comunque,你vedi?好，Oh, facciamo pure le你好，pulizie. 请问这个老板，Salve, può dirmi我dov'è il想应聘capo?服务员。Vorrei fare il请问这个应聘cameriere.服务员？
ma perché una persona così fica dovrebbe fare il cameriere? È arrivato proprio uno dei Tokyo Hotel del Giappone, della Cina. Sembra uno spreco della sua bella presenza. Ma perché lui dice queste cose? Perché Guglielmo è stupido? Perché anche Guglielmo è stupido? Frosinone è un posto piccolo. Non puoi andare a vivere con questa signora, mi sembra meglio di tutte e tre. Posso dire che la signora, il capo, c'è una route segreta? Potrebbe essere un attore se volesse. Ma no, stai esagerando. Sei qui per fare la domanda da cameriere? Sì. Lei è il capo? È il proprietario? Hai delle competenze specifiche? Non proprio. Però vorrei essere vicino all'ufficio. Quindi posso farle il report sul lavoro più spesso. Ah, vuole essere vicino a me? Si prenda questo Skrix. Sangue mestruale. Buono. Venga con me allora. Già chiava questa. Ma manco il tempo. Sarà meglio. Ma allora. È una signora. 45 anni. Che c'è? Che ho detto? Ciao Tony. Ma l'hanno già assunto? Ma lei sta sempre con un cocktail in mano. Ma questa è un'ubriacona comunque. Potevamo farlo anche noi. Ma come spaziamo? Ma non abbiamo competenze nemmeno noi. Che significa? Da oggi prendo io il controllo del bar. Restaureremo tutto. E tu sei licenziato. Adesso vattene da qui. E la mia paga? Non lavori abbastanza per parlare di paga. Ma ha già avuto questo grow up lui. Ehi! Ecco il primo finale. Bellissimo. Ragazzi, ma come il primo finale? Ma come ho fatto? Già sono stato licenziato. Perché questo è arrivato, ci ha mostrato il pipo. Ma non ho capito. È cresciuto di carriera, subito. La maglia della signora com'è fatta? Storta, però non... sono gli occhiali dell'altra da piccola. Niente, non puoi parlare di paga. Quindi vattene via. Se vuoi dei soldi, vai a chiedere la carità. E niente, basta. Mezza una strada, come i ga. Andiamo a dormire in stazione, i barboni proprio. Ecco qua. Che dramma napoletano, mira. Dramma napoletano, niente. Già cacciati, già abbiamo perso il lavoro. Ma per questo è arrivato, ha fatto domanda per diventare un impiegato del catasto ed è diventato il capo di tutto. La metro di Frosinone. Ma scusami, ho già fallito? Raga! Ma cosa abbiamo sbagliato? Ma io non ho fatto nulla! Come abbiamo fallito? Ragazzi, ma come abbiamo fatto a fallire? Non possiamo fallire! Abbiamo fatto due cose! Speedrun! Ma ti prego! Qual è la cosa che ho sbagliato? Da, allora, aspetta, fammi parlare con questa cessa. Signora, faccio finta di essere il suo fidanzato. Tutto. Lo strano signore. Basta, mo la conquistiamo. Ah, se non incontri la tennista ti accoglie in casa. Hai ragione, proviamo a farlo. Parlo con te. Stai stalkerizzando la mia ragazza? L'hai fatta piangere, la tua ragazza? No. Tina è la mia idola, è il mio sogno, e la seguo da un sacco di tempo. Non può essere vero, non lo accetterò. Ma se ne vattene a fare in culo, ma perché correvi sempre così? Grazie mille. Ho capito, ma non mi ha... Perché lei è turbata da questa cosa, scusami? Ok, mo adesso c'è lui. Io qua che devo fare? Prego, cioè, ma appunto. La faccia di 10 toni più scura delle mani è una blackface. Sai che non lo so. E io mi putto. Hai le palle, ma aspetta e vedrai. Quando gli altri 60 personaggi della gang verranno qui e ti spaccheranno il culo. La tua gang. Sì, vabbè. C'hai 16 guaglioni che stanno venendo a picchiarmi? Che? Ti stai facendo paura?
Però Javish è proprio fuori dal vaso. E quindi mo ti faccio spaccare la capa. Sei un uomo morto. Ah, addirittura c'ho tutta una cricca di persone che mi odiano. C'ho pure io la cricca, mo li chiamo. Mamma, vieni a far dargli una lezione. Uey! Attenzione, prese entrambe. Era più credibile l'altra, non lo so, Rick. Ok, mo quindi ci andiamo a bere il fatto. Suppongo, arriviamo e mi diranno di sì. Aspetta, questa è la mia compagna di classe. Mo arriva pure la mia compagna di classe, va bene. Arriva pure Tina. Che vogliamo fare? Quindi, ok, questa è la cosa di prima. Ora c'è il test. Investimi, ti prego. Ma ancora? Ok, questa è la cosa di prima. Quindi ci sta chiedendo, stiamo chiedendo ospitalità. Fermi. Ok, l'approvazione è da tutte e due. Vabbè, a me non dà problemi. Però stai parlando delle regole del dormitorio qui, delle donne. Sì, ci sono delle regole che ci vietano di avere gli uomini nel nostro appartamento di sera. Però le regole sono fatte per essere infrante. Quindi se tutte le altre sono d'accordo, ho un'idea. Facciamo un test a Guglielmo. Ma perché il test? Ma io mi potete ospitare oppure no? Ma pagate un bed and breakfast. Ma vai a mangiare d'altrove. Ma perché siamo dei falliti? Se passa, lo facciamo rimanere. Se fallisce, non viene con noi. Che... Ok, mi interessa. Buona idea. Sei pronto per la sfida? Certo. Ok, dato che la decisione è unanime, chi vuole iniziare? Io. Vai, Tina. Fammi una domanda di tennis, che le so tutte. Se io cado nel bagno perché scivolo e ti chiamo perché mi devi aiutare, cosa fai? Chiamo l'ambulanza. Il tuo desiderio è un ordine. Trovo qualcun altro oppure rispetto i nostri limiti. Ragazzi, vogliono vedere se qui è il mio pervertito. Ma sì, la risposta è sì. Cioè, non è da vedere. Raga, potete farmi un sondaggio? Mi potete fare un sondaggio veloce, velocissimo. Il tuo desiderio è un ordine. Trovo di qualcun altro oppure rispetto entro i limiti. Cioè, ditemi amici, il sondaggio è partito. Votate prima che sia troppo tardi. Dobbiamo dissimulare, insomma. Sì, dobbiamo far finta che non ci piaccia la ciucia. Questo è. La ignori o la aiuti? Allora, lei ha detto: io cado per terra, mi faccio male, ti chiamo. Tecnicamente vengo. Cioè, non è che posso dire di no. Se lei mi chiama, scusami. O è un trick per vedere, ah, però tu entri nel bagno, mi vedi nuda, che fai? Tanto noi vogliamo Sara. Ho capito! Il boundary scambia se la situa è gra... Cioè, se si è sciancata l'anca, io non è che non la posso toccare, la devo toccare per forza. Brava chat! Hanno rispettato? Sono rispettosi? Amici, siete rispettosi? Chi è Sara, la terza? Questa qua. Amici, cosa facciamo? La terza! Rispettiamo! Madonna mia, devo rispettare i limiti, quindi ti do dei vestiti con gli occhi chiusi e dopo che ti sei vestita ti porto all'ospedale. Questo è il Guglielmo che conosco! Ma non è vero che lei non mi conosce, ci siamo appena incontrati, io ti ho salvato da un tizio con il pipo. Se si è fatta davvero male che sta nudo o vestita non dovrebbe cambiare, la salute è più importante. Non in Cina! In Cina prima ti vesti. Ci conosciamo da 10 minuti. Sai sempre cosa fare, Guglielmo. Presa, raga, questa presa. Ciao Sussi, bentornaus. Per un anno insieme. Grazie mille, bacino. A Frosinone prima ci si veste, raga. Chiederò la prossima domanda. Guglielmo, se una donna amica tua vuole venire a farti una visita, però tutte e tre noi non vogliamo che questa tizia venga a casa, cosa faresti? Ma non posso avere amiche. Questo mi state dicendo, ragazze, che io non posso avere amiche. Non ho nessuna amica femmina. Potrei dire anche non ho nessun amico, punto.
a rifiuto di far venire l'amica, oppure risolve il problema una volta per tutte cacciando il pipo. Probabilmente chi rispondi che famo una cosa a quattro. No, amica, che tipo di visita? Mi vesto da malato. Magari viene in visita perché stai per morire. Conosce tre persone e sono tutte sedute. Ciao Kevin. Oddio, non mi ricordo, sai. Aspetta, forse ce l'ho da qualche parte. Fermo. Forse ce l'ho da qualche parte. No, non ce l'ho da nessuna parte. Non mi ricordo. Non me lo ricordo, mi dispiace. Non lo so, però ce l'avevo segnato da qualche parte, mi pare nei miei preferiti, però non lo vedo. Non ricordo. Sto guardando ancora. No, non ci sta, non ce l'ho più. Amici, cosa avete scelto per fare ciò che deve essere fatto? Non lo avevi scritto nel tag? Probabilmente sì, può essere anche. La 2, rifiuti l'amica? Ragazzi, vogliamo rifiutare l'amicizia? Il ponte ci attende di nuovo. Rifiutiamo l'amicizia. Sì, forse era character AI, punto AI. Sì, clonò. Probabilmente era quello. Sì, confermo. Friend intende amica ospite, non loro. E io rifiuto. È casa tua e tu fai le regole. Se non ti va bene, non la invito. Ok, ha detto lei. È tuo turno, Sara. Va bene, questa è la mia domanda. Sei a casa da solo e Tina ti chiama dicendo che ha bisogno di qualcosa che ha lasciato nella mia stanza e ha detto e ti chiede di andarla a prendere, cosa fai? Ma io allora, perché si suppone che io, una volta entrata in casa di queste tre squinzie, debba mettermi a fare il loro maggiordomo? E quella che cade a terra e mi chiama per essere portata in ospedale, e quest'altra che non vuole che io porto le amiche, e quest'altra ancora che dice fammi a recuperare i fatti. Ma io vado in un bed and break, io vado sotto, tipo, faccio prima, il tempo scorre, la prendo, oppure chiedo prima a Sara. La terza è faccio in modo che Tina se la vada a prendere per cazzi suoi. Cosa fai? Un bidet me lo faccio in ogni caso. Mi sembra la seconda per rispetto. Non mi volete, ditele basta. Sì, ma appunto. Ciao Gesi. Amici, votate prima che sia troppo tardi. Ci sono le tre risposte. Rispettiamo tutti. Ho capito, ma rimaniamo a dormire in stazione. Ma io non è che voglio andare lì a fare il loro portaborse. Ma si comprassero le mutande da sole. Tanto già finiamo sotto un po'. Ma sì, ma meglio così a sto punto. Queste tre rompicoglioni. Già mi hanno rotto i coglioni queste tre. Ciao Saffo, bentornato per 28 mesi. Bacino. La prima è un'espressione inquietante. Devo essere onesta, anche per me è un po' inquietantina la signora. Però non giudichiamo le signore dal primo pelo. Io lo chiedo prima a Sara. Te lo chiedo prima. È la tua stanza, quindi non mi interessa quanto le serve, quanto è importante. Rispetto alla tua privacy. Ah, sai come comportarti. Bravo. Ok, e quindi? Superato l'esame? Basandoci sulle tue risposte, c'è un alto rischio di dividere l'appartamento con te. Ma come un alto rischio? Ma né stronze di me! Ah, mi sono fatta malissimo! Ho preso la scossa! Ma che pezzi di merda! Ma allora! C'è un alto rischio! Un alto rischio che veramente vi prendo e vi brucio le padelle! C'è un alto rischio! Ah ah! Se non riesci a passare nemmeno un piccolo test, come possiamo vivere insieme? Ma chi cazzo vuole vivere con voi? Non voglio. Dato che tutte sono contrarie, non c'è niente che io possa fare. Ma seriamente? Però Guglielmo, è niente, qua stanno assumendo, quindi ci parlo con la tizia. Ma che palle. Ma per via della seconda domanda. Questo è l'unico test che supera quello di gravidanza. Ma manco. Da, proviamo. Magari adesso ci va meglio.
Secondo me è Gian il problema. No. Sì, è Gian il problema. No. Niente, poi arriva questo tizio che ci licenzia e noi andiamo a finire sotto un ponte. E mannaggia, ragazzi, non riusciamo a tirare, a cavare fuori un ragno dal pelo. Allora, era lei che avevamo sbagliato. Dovevamo dire che non abbiamo amiche femmine. Ma seriamente, ma perché dobbiamo fare la persona che non ha amiche femmine? Ma che cos'è questa discriminazione? Se al primo incontro le azzecchi tutte non ti fanno nemmeno il test. Ah, ecco. E ho capito, ma mi rompessero meno i coglioni, sono gelose, non ce le ho le amiche femmine. Vaffanculo. Sono una faccia nuova qui, non conosco nessuno. Sta scema. Vabbè, contenta? Signora? Fammi la domanda, a te chiedo questa qua. Se si trova, già non le sopporto più. Già le odio. Le odio. Voglio zendraglia. Sembri degno di fiducia. Va bene, ti puoi trasferire. Sei fantastico, Guglielmo. Hai risposto correttamente a tutte le domande. Quindi, benvenuto. Cerchiamo di essere in sintonia per il futuro. Congratulazioni, Guglielmo. Hai superato il test. Adesso fai parte della famiglia. Ma che è una setta? Ma mi stanno... Ma ragazzi, ma io non voglio rimanere per molto. A me Tina fa paura. Ma a me fanno paura. Sono assunta. Sì, non è più Guglielmo. Adesso sono entrata in medicina. Comunque, Guglielmo, il bar sta assumendo gli tizi. Ah, ok. Quindi comunque devo venire a lavorare qua. A lei basta che non abbiamo amiche, mica che restiamo sotto un ponte. Era meglio il ponte, ma sì, ti prego. Ok, Reni. Veramente terza run è la cosa più difficile del mondo. Ok, ci hanno assunto e noi siamo vivi. Che bella casa. Non dormivo così bene da un bel po'. Quanti libri. Attenzione, peggio di Elden Ring. Ok. Cosa guardiamo, amici? Tocchiamo un po' tutto. Tocchiamo la giacca di pelle della nostra amica Sara. Oh, bella giacca. Guardiamo questi volantini di scimmie che sembrano veramente il gabibbo. Ma sono libri per bambini? Ciao Fele! Non sono manco belline. Zendaya era bella. È vero, concordo. Ah, questo libro merita di essere letto. Sì, era una buona incredibile. Vero, vero, vero. Confermo, confermo. Che faccio? Continuo? Sì, guardiamo il computer. La fotografia della piccola Tina è del 2016. Ha vinto una medaglia. Sì, sì, proprio la medaglia ha vinto. Ah, qua posso fare delle... Sì, vabbè, le ultime ricerche sta il DLC di Love is All Around. Guarda, guarda, hanno fatto anche il finto... Hanno fatto anche il finto blog per dire... Cerca Yugali, home page... No, posso cercare i ristoranti più popolari? Quali sono le pasticcerie? Non lo so, che cazzo è il delicacies? Ci sono nei dintorni? E cosa devi fare se qualcuno ti insulta? Cosa devo fare se qualcuno mi insulta? Insultali anche tu. Se fai scivolare l'insulto, ti insulteranno ancora di più. Combatti la cattiveria con la cattiveria. C'ha ragione. Questo crazy guy lo trovo una persona affidabile. E io che cazzo ne so. Clicca tutto che non si sa mai. Direi una testata. Gli do un like. Posso commentare? Lo condivido? Non lo riporto. Va bene. Certe volte devi fare un passo indietro. Invece dice il nostro cucumber batch Benedict. Se insisti per combattere cercando di vincere, comincerà poi a aumentare la tensione e non riuscirete più a ricongiungervi nell'amicizia. Ma che cazzo stai a dire? Cucumber! E allora? Perché questa cosa continua a succederti? C'è qualcosa che stai facendo di sbagliato. Prenditi un momento per riflettere su te stesso. Oppure c'è il Judge of Judges che dice prima analizza la situazione. Per quale motivo ti hanno insultato? È colpa tua o è colpa loro? Dopodiché fai il... a bocca, capito? Analizza tutto. Ma io non lo so. Io lo mandi a Capri a giocare. Lo mando a fare in chiulo. Poi che cosa posso cercare più? Ah, il tempo. Ok. Sì, bel tempo comunque fa. Questo lo chiudiamo. Chiudiamo tutto. New channel.
Non so che cosa sia, vabbè, ma penso che siano cazzatine che puoi soltanto guardare, ma non servono a niente. Qui invece c'è un articolo che dice che Tina ha vinto le partite di tennis ed è fortissima. Questo invece è l'articolo su il concorso a cui dobbiamo partecipare noi. E Lost Dreams, che non so che cosa sia. Ah, stanno facendo un altro film interattivo? Eh sì, a quanto pare stanno facendo qualche film che si chiama Lost Dreams. Ciao cane, buon pomeriggio. Tristemente devo andare, ma riprenderò la live. Ciao Wolfina. Buona giornata, sarà qualcuno che è stato aggredito da Nicolas Emerick. Esploriamo i ristoranti popolari. Allora, il Game Over. Poi c'è il Materialistic. Ma questo è lo stesso di Love is All Around classico. Stanno tutti sempre stessi ristoranti a Frosinone. La zuppa di cocco, la zuppa di cazzo, la zuppa di pesci, la zuppa di fritto, la zuppa di gelatina, la zuppa di gamberi, la zuppa di ribes, la zuppa di biscotti. Quante zuppe ci sono? E la zuppa di Shrek. Belle, tutte bellissime. Io prendo la zuppa di cazzo. È sempre una specialità, ragazzi, quella, eh. Ve la consiglio. Allora, vediamo un po'. Qui ci sta intanto una bella ragazza educata, ovvero la nostra ex compagna di classe. Questa è la tesi di laurea, sicuro. Lei ovviamente, per dire che è intelligente, fa meccanica quantistica lei, mamma santa, o questo o veramente una cessa a pedali. Andiamo a guardare da quest'altra parte. Che tazza è quella? Vabbè, una tazza sua. Quante belle fotografie. Me le rubo? Non posso rubarle, che palle, non posso mai rubare niente. Vabbè, andiamo avanti. Guarda lì che bel terrazzo, hanno una bella vista. Penso un po', a Frosinone si sta bene, l'aria è pulita, ci sta il mare, si vede il ponte di Frosinone. Oh no, scorre il lavandino. Ma si sono rotte le tubature. No, no, Guglielmo, ma che hai fatto? No, ragazzi, volevamo aggiustare le tubature. Ma che stai facendo qui? No! Tina! L'ultima... Che succede? Tina? Tu sei l'unica! Che cazzo succede? No? Tina? Sei... Ah no, sei Sara, non è sei Tina. Perché sei vestita così? Aiuto, i lavandini a Frosinone non funzionano. Chiamo un idraulico. L'ho presa. Sono un insegnante. Per questo mi vesto così. Ma come sei un insegnante? Ho combinato, ragazzi. Ma hai usato un asciugamano per fissare il lavandino? Ma perché era tuo asciugamano? Pensavo che fosse per pulire il tavolo, quindi l'ho usato per bloccare l'acqua. Ma se non sai di che cosa sono le cose, non rompere le balle. No, scusa. Già abbiamo fatto la prima figura di merda. Il rallentatore sembrava Bollywood. Sì, è un po' Bollywood. Si è rotto qualcosa? Le palle. È la pompa dell'acqua. Ho provato a fissarla, però non ci sono riuscito. Guglielmo, non devi fare queste cose da solo. Vedi, anche loro ci trattano veramente come i bambini di 6 anni. Conosci i boundary. Ho capito, ma io che devo fare? Tabula. Stava scivolando, l'ho presa. Si ritorna sotto il ponte. Chiamiamo sempre qualcuno per aggiustare queste robe. Guarda, ti sei bagnato tutte le scarpe. Oh, ciao Rosella. Oh, ci vuoi asciugare le scarpe? Signorina. Ah, ci dai le pantofole. Ma ci hai fatto entrare in casa e poi ci dai le pantofole. Scusa, fammele cambiare fuori. Niente, una rincoglionita anche lei. Ciao Gurzo. Non mettere la mano sul fuoco, che poi ti scotti. Lui ormai si è scottato già il pipo. Ti metti di queste. Perché anche i tuoi capelli e i tuoi vestiti sono tutti bagnati? Ci sono 21 gradi fuori questa mattina. Con il vento ti prendi l'influenza. Asciugati, tieni. Grazie.
其实上个月十八号我就发现水管有点轻微的。è dal 18 comunque del mese che ho visto che il rubinetto perdeva. 但是当时我着急赶。Però stavo finendo di studiare, quindi l'ho ignorato. È il che ha portato alla situazione di oggi. 不好意思啊。Scusami se ti ho dato la colpa. 我来打电话。Chiamerò un tizio per ripararlo. E ma i costi? Ciao Oton! Bentornato per due mesi, grazie mille! Muah, subito a incolpare noi, sti stru... Vabbè, fra l'altro io sono passato lì per caso, ma che volete da me? Lasciatemi stare, non ti preoccupare, pago io. Non è che posso far sempre in modo che vi occupiate voi di me. Vabbè, la tubatura comunque è connessa sia al bagno di Sara che al mio bagno. Quindi tocca a noi. Ho già fatto l'ordine. Non ti preoccupare che arriva il tizio per riparare. Noi dobbiamo andare a lavorare oppure ci dobbiamo andare ad allenare. Quindi perché non supervisioni tu i lavori? Eccola. Ci possiamo chiamare l'idraulico? Mi posso trombare l'idraulico? Ti prego. Io vorrei petizione. Chi vuole trombarsi l'idraulico? Io. Va, non so nemmeno chi è. È il momento dell'idraulico? Sì, dobbiamo guardare l'idraulico. Ma chi è? Chi sta bussando? Perché bussi così forte? Ciao Nico! Bentornato per 38 mesi! Ma come 38 mesi? Ma sei un anziano! Bacino! Non sa che c'è qualcuno in casa? Ma che servizi hanno a Frosinone, ragazzi? Ma cioè, l'ha appena chiamato l'idraulico. Ma qua se chiami un idraulico ti arriva dopo 77 anni se ti è andata di culo. Questo ha appena cliccato un tasto su un cellulare e è arrivato l'idraulico. Idraulico? Oh! Ti ho fatto saltare, no? Santo Dio, ragazzi. Io no, è incommentabile. Si chiama Mario. Sei incommentabile, ragazzi. No, Oton, mi dispiace. Perché è arrivato? Perché è l'idraulico. Per cui non ci trombiamo l'idraulico. No, se si è vestito da incoglionito, no, guarda. Direi no. Dov'è la tubatura rotta? Vabbè fa. Che? Ti hanno stretto legato la lingua? È qui. Venga. Non ho più voglia di trombarlo, ma nemmeno io. Che fermo immagine incredibile. Allora, sono tutte sconvolte. È un cosplayer. Spero che sia un cosplayer di un idraulico vero. Dannazione. È rotto davvero. Signore, ma lei questo è il lavoro che fa? Non guardatelo, no. Non può essere riparato subito, ci vogliono 38 giorni. Quanto specifico! Perché è così specifico? Cioè, perché ci vogliono esattamente 38 giorni? Cioè, non è che ce ne vogliono 30, non è che ce ne vogliono 35, ce ne vogliono 38. Ciao madre, sulla base di che lo sto guardandolo. Ciao, giochiamo ai giochi sozzi, sì, Darpacio. Senza i giochi sozzi non si vive. Ma quindi dovremmo condividere tutti quanti lo stesso bagno, perché è un esperto, per più di un mese. Io non possiamo cambiarlo, devo ancora finire di studiare e fare le robe. Ma che stai scherzando? Oddio, gli fa brutto. Bro, ascolta, non piglia questioni con queste dreghe, un casino, e poi ti fanno i test e cazzo che tu perdi il lavoro. Bro, io bro. Bro, senti, gli parlo. Ragazzi, come lo convinco a questo? Gli parlo in maniera dolce. Ciao, Bubu! Quello dell'unico ragazzo nella scuola è finito? L'abbiamo finito e sta uscendo tutto quanto su YouTube. Anzi, no, dovrebbe essere finito anche su YouTube. Allora, gli parliamo dolce, gli mostriamo del talento oppure facciamo amic amic? Quale è bros? Non è bro, è vero. Quale delle tre? Ti prego, fai l'ultima. Sa che ci vogliono 38 giorni perché nei 3 secondi ha guardato e hanno ordinato anche il pezzo. Sì, gli hanno detto già tutto. Dove sta l'opzione ti do più soldi? Digli che ti chiami Luigi. Voglio parlare con un tuo superiore. Ciao Lady Sif! Amici, cosa facciamo? Tra tutti e tre. Che gli dobbiamo fare? Del honey trap? Io sono sicura che questo probabilmente ce lo sciuliamo. Io me lo sciulo.
ve lo ciulo. Da ge. Bro. Ni shuo. Non ci vuole così tanto. Ren jia xiu. Per fixar sto tubo. Yao fei li wo. Oh, lieve mana gol. Dia, non fare così. Non voglio che ti scaldi. Possiamo essere amici. Ma no, lasciami stare, me ne vado. No, no, non si arrabbi, per favore. Non si sta comportando, non sta molto bene con la testa. Signor riparatore. Per favore, ci può togliere qualche giorno? Il mio amico è scemo. 38天就38天 38 giorni, punto. Benissimo. Possiamo ritornare indietro? Per favore. Possiamo ritornare indietro? Vabbè, che gli faccio una chiacchierata. È andata bene, dai. Gli faccio una bella chiacchierata, dai. Vado avanti, non succede niente. Siamo sicuri? Ma come, ho perso l'amore di tutto. Show del talento. Ho fatto delle ricerche, sa? Se prende questi tubi e fa un po' di oliatura, si fa subito, ci vogliono 2 giorni. Ah, veramente? E fatelo tu. Dillo di nuovo, dai. Che stai cercando di mettermi a fare gli esami? No, ti sto dicendo solo le cose come stanno. Ho detto 38 giorni e 38 giorni saranno. Niente, raga. E fatelo tu. Guglielmo, io me ne vado. Ciao. Io vado in stazione. Ciao, ci vediamo stasera. Ma che hanno fatto a turno? Una dopo l'altra. Ma che cosa succede? Ciao, Noctis. Ciao, punto. Senza, abbiamo pensato tutti la stessa cosa. Il bro si è scaldato. C'è una rotonda lì davanti, così una parata. Quanti messaggi! Parliamo prima di tutto con la nostra amica Sara. Non pensavo che tu fossi un'insegnante, comunque. Sempre con questo avatar di merda, noi. Ci sono tante cose che non ti aspetti da me, te lo assicuro. E vabbè, ti permettono di portare la moto? Le chiedo. Vabbè, portare la moto non ha niente a che fare con l'insegnamento. Vabbè, devo andare in classe, ciao. Niente, già persa, ragazzi, sarà persa per sempre. Ciao, i ninfi! Buon pomeriggio! Chen, sai tu di un campo di grano. Mo si spiega perché gli idraulici prendono molto. 38 giorni per 5 ore di lavoro. Parliamo con Luigi. Come sta andando? Hai già visto Gianna? Sì, fortunatamente mi ha fatto entrare in casa. Ma non è che gli voglio rubare casa? Ma state condividendo la stanza? No, c'ha 2 coinquiline, dormo sul divano. Ah, capisco. E non è un po' inconveniente dormire con delle ragazze? Vabbè, quando arrivi cerchiamo di capire che dobbiamo fare. Ah, è vero. Deve arrivare anche lui. Vabbè, non è che posso trovare chissà che posto, ma l'importante è che comunque tu stai bene, tutto a posto. Vabbè, ci sentiamo dopo. Va bene, bro, a dopo. Vabbè, mia mamma. Figlio, tutto a posto? Sì, sì, sto a casa della mia compagna di classe. Ma è un ragazzo e una ragazza? Mamma, non lo conosci? Il ragazzo non lo conosci. Oh, però mi raccomando, non stare a gratis. Comprale qualcosa. Ma come? Scusami, ho detto you don't know him. E poi la mamma risponde something for her. Ciao Nova, buon pomeriggio. Ma la mamma ha già capito. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. La madre lo sa. Vabbè, ha detto che mi sta chiedendo del contest comunque. Però ha detto farei sicuramente una bella figura. Mamma, ti porto il trofeo. Sì, ti aspetto a casa. Parliamo con Gianna, vediamo un po'. Grazie mille per avermi fatto venire a casa tua, le dico. Ma non ti preoccupare, è figo che hai deciso di spostarti da noi comunque. Non sentirti, diciamo, un ospite. Se hai bisogno di qualcosa, prendilo. Poi basta fammi sapere se ti serve qualcosa che te lo compro io. No, ma mi compro le cose da solo, dai. Già ti ho disturbato abbastanza. Ma sì, non ti preoccupare, è il minimo che possa fare. Ci sentiamo più tardi, vabbè? Va bene.
parliamo anche con Tina e le diciamo: ma perché stiamo stalkerando tutte e tre? Scusate. Ciao Rayel, buon pomeriggio, l'istinto della madre. Sì, la mamma non ci crede. Ma ragazzi, ma chi cazzo volete che ci creda? Ma avete visto che razza di persona stiamo avendo? Ti stai stancando? Si stai stancando all'allenamento? Sì, è stancante. Dai, vai avanti. Grazie. Va bene. Tina presa così. E noi intanto facciamo ancora le pulizie. Guglielmo! Ehi, Tina, sei arrivata. Sono tornata dall'allenamento. Stai ancora supervisionando. Ma scusami, ma questo ha detto che ci servono 38 giorni. Perché sta ancora il signore a casa? Come sta funzionando? Come sta andando con il rubinetto? E ancora non ha finito. Dai, però speriamo che si spicci, perché altrimenti il mio bagno poi non ci posso più entrare, che è un casino. Guglie, stai lavorando duro da stamattina? Ma che sta lavorando duro? Che non sta facendo un cazzo? 38 giorni di lavoro consecutivi. Ciao Mirko, supervisione del tubo. Sì, quello di Mario, però 38 giorni per un rubinetto, ragazzi, ma un rubinetto rarissimo, capito? Ha messo tutto il dì. Non ti sei riuscito a fare nemmeno una doccia, no? Non ancora. Perché non ti fai la doccia in camera mia? Ma non è sconveniente? Ma sì, è una cosa speciale, capita. Sono tornata. Ciao Gianna. Dio mio, già mi sono fatta la doccia. Già voglio uscire il pipo a questa, però non è possibile. Ah, sei tornata anche Tina? Che stai partecipando al matrimonio? Questo? No. È un invito per il party dei senior. Una festa, sarà divertente. Perché sembri triste? Non so che cacchio indossare, onestamente. Lei è tutta casa e chiesa. Sarà stressante. Nemmeno io so che cosa indossare nelle occasioni speciali. Ma tu che sei uno studente d'arte, perché non mi aiuti a scegliere un outfit? Io sapevo! Ma poi che c'entra? Scusami, sono uno studente d'arte, mica faccio uno stilista. Cioè, non è che sono uno stilista. Non ho capito. Ciao Seba, il solito Guglielmo fortunato, sì. Oddio, come ti sei fatta male? Sara, non è niente, è solo un graffio. Vedi, ci stava, ti ho detto che ci stava la nebbia e non si vedeva un cazzo. Era pericoloso guidare con la moto, fa male, devo portare in ospedale. No, sto bene, ce la faccio da sola. Beh, già si è rotta Sara, già si è rotta tutta. Non è molto rassicurante. Guglielmo, ci facciamo la doccia? Ah, raga, cosa facciamo? No, dovete scegliermi voi qua. Amici, aiutiamo la nostra amica Gina a far bel colpo sul party degli maturandi. Aiutiamo nessuno, in realtà, Tina, a farci la doccia. Oppure andiamo a controllare se Sara sta bene, se si è fatta male, si è fatta la bua, a darle il bacino, magari lì dove. Raga non osate cosa. Ragazzi, parità, fermi, doccia quasi potrebbe vincere. Però alcuni stanno puntando su Sara per la bua, ma la doccia è sempre lì che aspetta. Amici, doccia sì o doccia no, dovete votare adesso, prima che sia troppo tardi. Ciao Atta, amici, votate adesso e scegliete. Comunque nessuno di voi vuole fare lo stilista. Questa cosa è molto triste, povera Gianna. Guardate lì, quella non si sa manco vestire. Vogliono la doccia, Steve Wurz. Amici, doccia o sentimento? Lo stilismo no, il dolce stil nuovo non ci piace. Amici, doccia o sentimento? Fanculo Gianna. Doccia o sentimento? Potreste vedervi il pipo oppure non vediamo il pipo? Vediamo il pipo, non vediamo il pipo e andiamo a chiedere a Sara se sta bene. Che palle! Andate a farvi la doccia prima voi. Quindi appena avete finito, e per l'outfit, guarda, non capisco niente di roba di moda. Oh no, va bene, allora vado a farmi la doccia.
那我自己随便挑吧。Sceglierò qualcosa da sola. Niente, raga. Cazzo. Cazzo, abbiamo rese tristi. Li abbiamo rese tristi. Sara, posso entrare? Che succede? Posso aiutarti a curare la ferita? Mi sono preoccupata. Che preoccupato che fai da sola. Va bene, entra. Ma lei è arrabbiatissima. Ma ha bussato, dai, ha bussato. Un culo che si è fatta comunque. Ma l'ha graffiato una tigre, non è caduta dalla moto. Scusa. Mi dispiace, ma è normale, come se li avessimo accoltellati. Signora? Signora? Piedino! Che tocca lui? Guglie, che cosa tocchi? Fermo, quello tocca. Parte dai piedi poi. Subito. Subito. E non leccate, che schifo. È solo un graffietto. Non è che devi prenderti cura di me. Allora, le faccio, le chiedo dei soldi. Le dico che prendersi cura dei roommate è comunque dovuto. Oppure mi sento in colpa per te. Cioè, mi dispiace per te. Mi dispiace per te. Dai, poverina. Mi dirò una scoglionata. Sì? Sì, anche se non è niente di serio, ci penso io. Oh, c'è del romanticismo. Ah! Non torni là. Ti ho fatto male? Oh no, già faccio il casino. I soldi non glieli devi dare tu per i piedi. A quanto pare no. Dai, dillo. Se vuoi colpirmi va bene. Ma perché lui subito fa il sottone? Però l'abbiamo fatta ridere, dai. Fa male ancora? Sembri sempre molto dura in superficie. Però so che hai un cuore tenero. Ma la conosci da 5 minuti? Ma l'ha vista 3 volte di sfila? Ma che cazzo ne sa? Come funziona in Cina? Tu che studi arte potresti esaminare la mia ferita? Perché sei differente dal giorno, tra il giorno e la notte? Ciao Kirie, però gli ho visto i piedi, dicono molte, anche questo è vero. Ah! È andata via la corrente. No! Andiamo nel salone. E vabbè, andiamo nel salone. Lume di candela, già fatto. Raga, pure l'elettricista dobbiamo chiamare. No, quello ci mette 40 giorni. Raga, l'elettricista non lo dobbiamo chiamare mai. Sì, belle, sembriamo i cazzi. Puoi avvicinarti? Sì. Ma che cosa sta succedendo? Si bevono la cera. Sei così un gentleman. Grazie mille, Guglielmo. Ma per fare cosa? Ha detto che ci vogliono 2 ore il manager per far ritornare la corrente. Così tanto? Vabbè, facciamo qualcosa di divertente nel frattempo, dai. Non è che ci possiamo guardare in faccia e basta. Ma scusami, ma non ho capito. Ma in che cazzo di appartamento vivono? E che si rompe il lavandino e si stacca la corrente? Ma non è che... Ma non viviamo a Frosinone, ma noi viviamo veramente nel peggiore dei posti. Il vetro delle candele non si scalda. Sì, però loro hanno le mani di adamantio. Perché non ci mettiamo fuori a sentire un po' di brezza? Come sta la tua gamba? Sta bene? Sì, tutto a posto. Buono. Perché non andiamo al bar? C'è un contest per chi mangia più fette biscottate stasera. Possiamo mangiare, bere e divertirci. E c'ho pure fame. Ma io so che tutto il vicinato è in blackout. Manco fosse costruito da Ikea, giuro. È meglio stare a casa, ragazzi. Che pensi, Guglielmo? Raga, andiamo sul tetto a prenderci un po' di aria fresca? Andiamo al bar oppure rimaniamo a casa? Quale delle tre? Quale delle tre volete? Ditemi voi, che io ormai non voglio, ma statene a casa. Ma io nel senso voglio stare a casa, ma con loro che se ne vanno via, però. Cosa facciamo, amici? Casa è più intima. Gusto. Ditemi voi, potete votare. Se riuscite a votare, scapolottina numero 1 è subito con le scapolottine. Amici, avete da scegliere. Scapolottina numero 1, scapolottina numero 2, scapolottina numero 3, che non si vede. Mi levo dal cazzo così la potete vedere. Vi levo dal cazzo così la potete vedere. Scapolottina numero 1, scapolottina numero 2, scapolottina numero 3. Potete scegliere se andare sul tetto con le nostre 3 bellissime ragazze. Potete scegliere se andare al bar e fare il
il mangiatore di hot dog, oppure potete scegliere di rimanere a casa e farvi la wallera con queste tre pazze psicopatiche. Tra l'altro voglio dire che la nostra Sara ha delle occhiaie che fanno veramente provincia di Frosinone proprio, perché fa veramente inquietudine. L'hanno fatto il nero praticamente sotto gli occhi. Ma che è? Perché sul tetto? È perché lei vuole prendere un po' di aria fresca, ha detto. Possiamo andare sul tetto, ci godiamo l'aria fresca. Amici, pochi secondi per votare. Pure è bella lo stesso, ma sono tutte e tre carine. Non facciamo cinese shaming, per favore. Che sono tutte e tre, tre grandissime e belle figliole. Che cosa facciamo? La maggioranza di voi ha scelto di andare sul tetto. Chissà come mai tutti vogliono l'aria fresca. Non va bene uscire a quest'ora. E qui stiamo un po' tutti stretti. Ma io ho fame, andiamo sul tetto. Ma io ho fame. Abbiamo degli snack, ce li mangiamo sopra il tetto. Dai, vieni. Culo quanti snack. Ma che hanno svuotato? Una roba intera. Ci hanno svuotato un supermercato. Ma come zitto? Zitto con? Non c'è nessuno. Bisogna far prendere aria alla piramide. Sì, sì, sì. Ciao, Checco. Guarda che bello però il tetto, Ma si sono... Ragazzi, ma come ce le hanno le luci? Ma non c'è la corrente. Ma come ce le hanno le luci? Ma mentono. Ma sono false. Scusami, ma i LED di Natale? C'è un tizio morto sul fondo. Sì, sono io! Olè, vabbè, batterie. Spero che siano a batterie. Ma c'è una papera! Ma che bella! La voglio! Voglio la papera! Ti prego! Culo, ma quanta roba c'è? Che? Tiè, prenditi sta birra, va! Vabbè, dai, sembra divertente. Sembrava un tizio morto. Che facevi prima di venire a Frosinone? Bella storia. No, niente di che. Avevo un sacco di debiti sulle spalle, senza lavoro. Mi dispiace sentirlo, Guglielmo, non lo sapevo. Però ti posso aiutare se vuoi. È vero, anche io ho dei risparmi. Sì, 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 anche io ho dei risparmi pure. No, no, ma scusami, ma queste sono peggio di me, danno il numero di cellulare a perfetti estranei. Ma tu appena l'hai conosciuta questo, no, c'ho i debiti, ma te li pago io. Ma che cazzo te li vuole pagare? Ma lasciali stare con i suoi debiti. No, non potrei mai. Sono qui per partecipare alla cosa d'arte e vincere il premio, che mi renderà la vita molto più semplice. Però adesso, ora come ora, non ho molta ispirazione. Non stressarti molto. Se continui a lottare per i tuoi sogni, vabbè, poi succede un casino. Vabbè, lei ha detto classico proverbio cinese: se il culo ti brucia, bruciati il culo. Sono sicura che ti saresti offerta anche tu se lo avessero chiesto. No, non ce li ho i soldi, mi dispiace. Se Guglielmo non li vuole, io li accetto volentieri. Anche io! Va bene lo stesso, ragazzi. Anche bonifico. Fa benissimo. Dove è ambientato sto gioco? Cina, Corea, Thailandia. È Cina. Dimmi, birra di nuovo? Ah no, cin. Va bene. Non credo che funzioni così. Io accetto anche i centesimi. Sì, sì, pure le gomme. Va bene. Facciamo qualcosa di divertente, eh? Che suggerisci? Ho pensato io. Obbligo verità. Ma che hanno? 15 anni? Ma li moriamo a questo punto? Tanto comunque già mi vogliono bustare l'Iban! Sì, sì, facciamo obbligo verità. Danno via do sto gatto, mo. Gioco della bottiglia e via. Che è successo? Ok, chi ha la carta più alta? Io? Niente, Guglielmo ha vinto. Puoi scegliere una di noi per fare una domanda. Scegli. Ragazzi, a chi facciamo la domanda? Possiamo fare una domanda a una delle tre squinzie. Quel gatto, quel maledetto gatto. Ma il gatto è il pipo. Non ha il pipo, è una coda. Guglielmo Bara, ovviamente abbiamo citato. Sara, Tina, Sara o Gianna, amici? Ma a destra è Gianna Giannini. Sì, a destra è Gianna Giannini, è proprio lei. Sara? Vabbè, facciamo sta Sara. Che palle che siete! Scelgo Sara. Vabbè, lei l'ha messo in mezzo, dai, ci sta. E comunque è solo un gioco, quindi verità? Oppure obbligo? Obbligo! Ok. Scegliene una.
Scegli un obbligo. Madonna, lei mi sta guardando malissimo. Tu sceglieresti la russa, ma non c'è. Che cos'è? Dimmi. Cosa? Oh no, che ha scelto? Cosa devo fare? Deve fare? Scaccolarsi davanti a tutti quanti noi? Togliersi il trucco in diretta? Che c'è scritto? Qualcuno che sa il cinese? Che deve fare? Pronto? Ah. Oh no, è un bacio? Baciarsi? Oh, scemo chi legge? Ragazzi, mi bacio da solo? Che faccio? Mi bacio da solo oppure faccio il carino? Che vuol dire? Cute? Faccio, mi bacio da solo, basta, mi bacio da solo. Cute, dai, facciamo il carino. Mi bacio io. Hai capito? Se invece provi a fare la carina, guarda, è più difficile per lei fare la carina che chiederle di vendere la moto, eh. Allora lascia stare. Guglielmo, la tua ragazza non si riempie di gelosia che stai giocando con noi. Mi dà fastidio che ti comporti in questo modo in realtà. Sì, è molto cringe. Molto molto cringe. Lei voleva palesemente limonare comunque, ragazzi. Sara, non farlo mai più. Ma sì, ma te potevamo limonare, raga, facciamo la finita. Ok, secondo round. Vai, vediamo un po' che facce fanno. Raga, Frosinone si porta così. Torna indietro allora, impossibile tornare indietro. Fai l'altra, non mai più. Ok, okay, quindi Tina vince. Scegli. Chi vuoi fare? Non sono brava a prendere decisioni, non so chi scegliere. Dai, scegli chiunque tranne me. Ah, buona idea. Quindi sceglierò Guglielmo. Bravo, proprio uno stronzo che sa come non farsi mettere alla gogna. Ciao Michael, tutto bene? Quindi, obbligo o verità? Ciao Medros. Ragazzi, io mi obbligo. Io mi obbligo verità, mi obbligo. Io faccio sempre l'obbligo. Io scelgo l'obbligo. Ah, capisco. Quindi facciamo qualcosa di pazzerello ed eccitante. Disegna stoca. Ah no, draw era pesca. Va, speriamo che abbiamo pescato una roba buona. Allora, fai una faccia scema e gira in tondo. Ma è troppo scema come cosa. Sorama. No, ne una migliore. Confessa i tuoi sentimenti a qualcuno. Dai, Guglielmo, faccia. Ah, perché ce ne sono due. Quindi lei era fai la carina oppure baciami, stupido. Ma che palle. Vai, facciamo questa. Confessati. Può essere qualcuno di presenti oppure no. Ok, allora scelgo... scelgo Sara? Vabbè, ho capito! Scelgo Sara. Io mi piacciono. Ma che stai tutto tirando? È un gioco. Sì, però quello che dico è vero. Ma ti sei confessato davvero? Sara, mi piace la tua, il tuo comportamento da dura, il tuo charms unico e la tua decisivisionista. Va bene. Adesso mi dichiaro io. Dichiaro io che questo gioco è finito. Continuiamo a bere e a divertirci. Ciao Morpeco! Buon pomeriggio! Ma che gioco di merda! Vorrei dire una cosa impopolare: hanno tutte le orecchie a sventola. È un classico, sintetica. Liu chi era? Era Lina. Ragà! Bello! È andata comunque bene! Vai! Tutte spronze! Sì, vabbè, ma ho capito. Ma che è sta roba? Che erano le feste per i bambini? Io sceglierei tutte e tre per non offendere nessuna. Io non sceglierei nessuna per non offendere nessuna. Le
feste per i bambini. Lio e Lu- ah, Lio e Luigi, è vero, sono scema. Ok, è mattina. Vabbè, che dobbiamo fare? Ma abbiamo dormito qui sopra? Non ho capito, adesso fanno la baby dance. Ragazzi, che devo svegliare prima. Sveglio tutti, sveglio tutti. Dai, almeno ci svegliamo tutti insieme. Ciao Robin. Muah! Grazie mille per i 14 mesi livello 2. Sara, avete rotto il cazzo voi e Sara. Svegliamo Sara. Andiamo. Ah, è passato un sacco di tempo da quando venivamo in spiaggia. Mi ricordo l'ultima volta. Mi hanno portato i miei genitori. Nessuno si prendeva cura di me in maniera così meticolosa. Sembra che tu abbia avuto una buona infanzia, una bella infanzia. Questo è il motivo per cui non sono riuscita a rifiutare nessuno in vita mia. Non fa caso mio. Che stai pensando a qualcosa? Che è successo, Sara? Qual è il trauma? Non ti forzerò, però quando vuoi parlarne e ti sentirei meglio. Sara, che c'hai? Vogliono sempre... Ah, i genitori le vogliono controllare tutti i cacchi. Sì, Vic, non è nipponico, è cinese però. Cos'hai contro le Sare? Ma che palle! Ah, ciao, sono un cane! Buon pomeriggio! Dove vado? Che lavoro faccio? Con chi mi sposo? Non ho mai potuto fare un cazzo. Certe volte può essere soffocante. Quindi ti piace guidare le moto per sentire un po' quel senso di libertà? È vero. Vedi che la stiamo conquistando. Ma mi sto conquistando la mia palla. Però ti supporto. Spero che tu sia felice, sempre sì, e per sempre. Grazie mille, Guglielmo. Che palle questa che c'hai, disagi interiori! Le altre erano un po' più sbarazzine! La sbarazzitudine, ragazzi! Oh, ma sembra tutto buonissimo! Io ho fatto il succo. Io ho fatto i sandwich. Io ho ordinato a domicilio. Anche io so cucinare, ho fatto un sacco di piatti miei. Ho fatto la frittata cinese, le patate all'acqua dolce. Ti le faccio provare prima o poi. Vabbè, niente. Io come Sara. Siamo tutti un po' Sara. Io ci ho messo la mandibola. Oh, il telefono, che è successo? Che cos'è? Ah, cazzo, niente, mercoledì devo andare a fare già il concorso e non ho nemmeno iniziato a pitturare, quindi che cazzo devo fare? Guglie, non ti preoccupare, ci sono ancora 5 giorni, riuscirai sicuramente a creare qualcosa. Rilassati, ce la puoi fare. Hai bisogno solo di organizzarti il lavoro e fare step by step per raggiungere il tuo obiettivo. Dai, ti aiuto io, così ti puoi buttare soltanto nella zona creativa. Guarda lì, tutte ai nostri piedi. Già, io ci ho messo il sale. Niente, non hai ispirazione. Ma come, c'hai 3 vrenzole. Guglie, non puoi forzare l'ispirazione quando si tratta di dipingere. Da, ti porto un po' da mangiare. Magari hai la mente un po' più pulita. Hai bisogno di aria fresca. Secondo me. Quindi devi uscire a prendere l'aria fresca. Io non voglio rimanere a casa. Perché non vieni a scuola con me? Lei è un altro ragazzo proprio. Cioè, le altre due mi hanno detto: ah, ma tu puoi fare mangiando magari. Ah, ma è tutto chiuso. Ragazzi, non le posso scegliere più. Ma è inutile che fate Sara, Sara, Sara. Bella la scuola. Andiamo a lavorare. Che palle. Non sono mai stata a scuola di Sara. Vado con lei. Vabbè, allora vaffanculo. Mi vado ad allenare. E io me ne torno in camera mia. E niente. Sara. Abbiamo questa rompipalle. Perché abbiamo fatto solo Sara. Ehi, Sara, aspettami. Che c'è nello scatolone comunque? Niente, cioè, sono i pezzi di cadaveri che li ammazza di notte quando ha gli attacchi di ste. Oh no!
Ah, sono i libri per bambini. Come ti permetti, mia moglie? Sì, sì, sì. Ti aiutiamo noi, maestra. No, non vi preoccupate, li prendo da sola. No, no, a noi ci piace la maestra. Vogliamo aiutare. Pure a me mi piace la maestra, dice Guglielmo, giustamente. Grazie mille, però dovresti andare in lezione. Ok, ciao maestra. Ciao, ciao. Saluto, ma... Ah, sei molto popolare con i bambini. Sono le cose di essere un insegnante. Ciao Giuri, non siamo buoni manco a portare i pacchi, facciamo veramente. Ma gli piacciono i bambini, nemica dell'umanità, capite? Cioè, comunque adesso so che cosa dipingere. Lei? Vabbè, andiamo. Devo dipingere lei, quindi quei bambini. Ragazzi, mi raccomando. Guardate un attimo qui. Che ho fatto? Controlla. Sono le telecamere? Oh no, ragazzi. Ah, cazzo! Hanno ripreso Sara che guidava la motocicletta. E quindi adesso le mamme pancine dicono: Numaron, signor, la motocicletta, questa no, deve essere licenziata. Licenziata! Subito sul gruppo WhatsApp delle mamme, subito. Sara, ma come ti permetti di guidare una motocicletta? Si trasforma appena si fa sera la signora. Signora che è una punk. Ma questo non è Super Mario, ragazzi. Scusatemi, ma questo non è Super Mario, l'ho riconosciuto dai muscoli. Ma che cazzo vuole lui? Come si permette di andare in moto? Ma sembra lui. Avevano poco budget. Sarà il fratello. Sì, Super Wario. Io non contraddirei uno col bicipite così grosso. Anculo che maestro. Posso ancora capire quando faceva il tizio, il riparatore di tubi. Luigi. La faccia del Luigi. Guardate. Eppure questo trucco così pesante. Mamma rugarmana. Infatti non ha etica professionale, è una disgrazia. Cioè vorrei dire, sarebbe una macchia per la nostra reputazione. Ma è davvero la signora Sara? È differente proprio di notte. Come si, perché si veste come una gangster? E poi che cosa, che influenza può dare ai nostri figli? Ha portato della vergogna nel nostro asilo. Niente, la vergogna, ragazzi, vedi? È vergognosa. Una donna che guida la moto. Dove finiremo? Sembra nei commenti di TikTok. Come, vedi? Sta facendo pure il cazziatone. Preside, sono qui per aiutare. Sto cercando di sterminare la peste che invade questo posto. Guardi, questo è il mostro che si cela dietro il nostro, la nostra maestra modello. Sara, vieni qua. Ma scusami, ma tu non sei quello che ripara? No, io sono quello che ripara i danni della scuola. Dai, spiegati. Ma quindi l'ha beccato, abbiamo beccato. Ma è vero, ma lui è una... Ma scusa, ma sta facendo finta. Vede solo me mentre guido, sembra un uomo. Ciao. Sembra di essere a Calcares, seriamente. Dato che sei senza parole, ti metterò sotto investigazione. Se trovo qualche cosa che non va, ti tolgo il posto. Perché rompi, spezzi le regole della scuola. Infrangi le regole della scuola. Senti, io... Che faccio? Faccio finta di essere il papà di uno dei bambini. Quella sembra Mulan. Chi? Dove? Quando? Difendila. La difendo. Ma siamo sicuri? O le do conforto? Ma solo perché va in moto? Raga, Frosinone, non si va in moto. Fai il finto papà. Facciamo un'altra figura di me. La difendo. Dai. Sentite, non è che quando la signorina Sara è al lavoro è diligente, è tutta presa, è da tutta se stessa. Poi dopo il lavoro è il suo tempo personale. Quindi come si veste, come si trucca, quello che guida, sono cazzi suoi. Non siete in potere per giudicare.
Guarda, dato che sei un insegnante, che è una professione sacra, dovresti essere un angelo sia sul lavoro che quando sei a casa. Va bene, giusto? Dovresti essere preso come esempio per essere una persona rispettabile. Dovresti proprio abbandonare il lavoro se fai di queste sconcerie. Risponde lui. Logica o emozioni? Cosa usiamo? Che esempio negativo è andare in moto? Ragazzi, metti che un bambino poi va in moto e fa l'incidente. Che succede? Vattene. Usa una mazza. La logica. Io avrei girato l'emozione. Tu. Che vuoi? Vorrei parlare con te. Dato che ti interessa così tanto prenderti cura dei bambini, l'unica cosa che dovrebbe interessare non è dargli un po' di affetto. Ciao San Fedele, ho fatto la patente della moto a 16 anni, non vi dico quanti ne ho adesso. Nel 2024 questa roba dovrebbe passare come normale. Credo che in Cina magari venga vista come una roba brutta, cioè che una ragazza faccia la motociclista. Che poi lo so, per noi è sti cazzi, però magari in Cina ci tengono molto di più a sta roba che devi essere perfettina. Niente, presa? Risolto? Guarda questa scatola. Ha selezionato tutti i libri per bambini, basati sulle proprie preferenze. E ha scritto anche i bigliettini sopra ogni libro. Adesso le voglio chiedere, può trovarmi una persona che abbia la dedizione almeno la metà di lei? C'ha ragione. Brava ragazza proprio lei. Bravissima. Grazie, Guglielmo. Non fare la dura davanti a me. Aspetta. Che succede? Sara, ti amo. Ma Sara cosa? Che questa le piacciono i bambini. Ragazzi, questa ci mette incinti al primo acchitto. Ora in Cina un sacco di ragazze hanno la moto e guidano senza casco. Sono matti. Pensa a che punto stiamo. Come la mettiamo? Per una volta siamo stati bravi, per una volta non stiamo facendo figure di merda. Va bene, viva i bambini. Stavolta mi sa che il giro non se lo fanno in moto. Fermi! Puoi venire con me dopo il lavoro? Abbiamo un appuntamento? Dai, prendilo come un appuntamento. Nessun problema. Ok, presa, ragazzi. Già presa, fatto. Vedi? Volanti. Questo perché abbiamo preso noi la situazione in mano. Io non ho mai la situazione in mano. Oggi si sono comportati male. Perché non hai risposto pure tu? Ho dei dubbi. Non mi riesco a permettere di perdere il lavoro. Sì, però guarda che la gioia e la felicità sono quelle cose che importano di più. Sì, però io ero sempre malata quando ero piccola e i miei genitori si sono presi cura di me con molta dedizione. Vorrei ripagarli in qualche modo. E questo lavoro è l'aspettativa che loro hanno nei miei confronti. Non posso deluderli. Capisco. Ecco perché vivi una doppia vita. Fa la bulla di notte e invece di giorno la simpatica maestra. Che vita di merda così, è vero, eh? Mamma santa, ci siamo presa la complessata! Una voleva scopare! Questo mondo siamo soltanto io e i miei genitori. Non oserei mai. E non li ferirei mai. Il nostro amore è troppo profondo ed è un legame che non posso spezzare. Questa è una mammona, dai, sempre quelle complicate. Ma non l'ho scelta io, il pippone, che palle! La pippomane ci siamo scelti! Cosa ti fa pensare che le altre non fossero complessate? Ma lascia che le altre due erano due rincoglioni, quella sta studiando dalla mattina alla sera, l'altra invece fa la tennista, dai, ti prego! Certo. Quello che è successo prima mi ha spezzato il cuore. Oh no, Sara, io mi... Guglielmo? Urla allora, se ti senti triste, butta fuori. Guglielmo, tutto a posto, Tidus. Brava! Ma è Final Fantasy 10, sì.
fatta. Sì, lì, sufo diala ba. Ti senti meglio? No, sto una chiavica. Sii forte e sii te stessa. Sei indipendente e individua. Ora si butta in mare. Raga, che le diciamo? Di essere forte te stessa oppure di essere indipendente e individua? Ora sto male e sono pure senza voce. La prima? Sii te stessa e sii coraggiosa. Coraggiati, va? Sara, dovresti essere coraggiosa ed essere te stessa. L'amore è un blessing. I nostri genitori sono un grande supporto e sicuramente saranno dalla nostra parte. Devi crederci che se sei veramente felice saranno veramente felici anche loro. Felici anche loro. Giusto. Dovresti avere una conversazione onesta con loro. Da quando ero piccola fino ad adesso non ho mai lasciato questa città. E ogni tanto ho bisogno di fare delle cose un po' folli. Ma andare in moto è un po' folle. Le protezioni sono alle ginocchia. È perché è caduta come una pirla prima. Quindi, quanti pali abbiamo preso? Solo 32, tutto a posto. Andiamo insieme, Sara. Andiamo in viaggio. Ma butta via tutte le tue preoccupazioni. Ci penserò un altro po'. Che palle questa! Però abbiamo disegnato una bella scuola. Bella. Finalmente ho finito. Cioè, questa Chofeg è quella che dobbiamo presentare alla mostra d'arte. Alla scuola elementare. Ragazzi, io... Io me ne vado. Che chiavica! Ma che schifo! Cioè, ma io vado a una cosa ad arte per vincere un premio e come roba faccio il quadro. Ma che è sta chiavica? Tutto per l'amore di Sa, tutto perché veramente sei dei sottoni! Basta! Dai, che è successo? Hai avuto un ictus, magari? No! Questo quadro è fantastico, lo adoro. Vincerai sicuramente la competizione, sì o no? Lo lascio scegliere al destino. Hai fatto? Stai lavorando duro da giorni. Tiè, riposati un po'. Aspetta che si asciughi il quadro, così lo possiamo spedire poi nel pomeriggio. Mi sa che il corriere non fa in tempo. Devo prendere un taxi, lo devo portare io. No, lascia fare a me. Ma è troppo carino da parte tua. No, no, ci metto un attimo in moto. Grazie, allora. Quindi lei va, lei in moto a portarlo. Umarun, che è? Piedi! Da dove arrivano queste due belle zampette da signore? Sì? Sì? Ma che succede, signore? Ma chi sono queste, mo? Cosa succede? Ma chi sono questi? Ma chi sono questi? Ma da dove escono? Le veline! Buonasera, signore. Salve. Posso aiutare? È lo sporco di prima! Le piedine! È lo sporco di prima, si è trovato le veline! Sì, mi prendo cura del suo cappotto, signore. Così sarà bello caldo e accogliente. E io terrò al sicuro i suoi occhiali. Così sembrerà sempre fico. Potete aspettare fuori. Ma chi è questo sbruffone? Ma è la mia immaginazione. Ehi! Che stai guardando? Che sei voi? Sta qua in piedi tutto il giorno. Vai a servire il signor Gennaro. Ma posso tenere cura del suo portafogli? Ah, la crew del suo film ha preso tutto questo posto. Dobbiamo lavorare per un'altra ora. Quindi ordini, così le possiamo portare velocemente i suoi piatti. Ma non si vede il menù, perché l'hanno blurrato? Perché è un posto vero? Ma che rincoglioniti, posso dire che è meglio Super Mario? Ma questo mi sembra il Chen di coso, di Una notte da leoni. Ah, mi dà fastidio leggere i menù. Portami il piatto più costoso che hai. Sembri familiare, ma sei proprio tu? Mo diventa come babba. Ah, sì, sei venuto a fare il cameriere. Che è successo? Stai attenzione a quello che dici.
Sono un uomo che vincerà un Oscar e sono fuori dalla tua portata, quindi statti accorto a quello che dici e alle tue maniere. Ah, è sbruffone. No, dicevo, caro ospite, io le direi... Ah, cazzo! No, raga, io mi dovevo ricordare le cose che avevo visto sul sito! Capisti? Avevamo letto il sito, cazzo! Cosa c'era tra queste tre cose, raga? Voi che l'avete visto? Dai, voi, te l'avevo detto che se il centro? Una donut? Mi ricordo solo la zuppa di cazzo! No, raga! Forse la 3? No, dai, non penso l'uovo sodo! Portagli il petto di pollo digerito, questo mi sembra veramente una chiavica. Raga, io gli do questo come appetizers. Ecco qua, una bella minestrone di palle di criceti. E perché non c'è una ciambella? Mi stai prendendo in giro? Ma come, non la vedi? È lì, non è arrotolata. È un piatto che te lo devi un po' immaginare, poi lo devi... Ah, capisco. Che figura di merda. Non è niente di speciale qui, eh. Da, dammi qualcosa di straordinario. Di che tipo lo vuole? Salato, dolce, qualsiasi cosa. Allora, le consiglio... Gesù Cristo, ragazzi, che mi consiglia? Il... L'anguria con poi la zuppa di cazzo, questa è la zuppa di cazzo, il terzo, Malone, oppure i cracker fritti. Raga, i cracker fritti, il vomito del cane a destra, no, la zuppa di cazzo sembra veramente una chiavica. La zuppa di cazzo sembra una chiavica, ma il cocomero, ragazzi, ma è cocomero, ma io gli posso mai dare a questo il cocomero? Diamogli i cracker fritti, magari gli piacciono. Tieni. Cracker fritti sembrano una roba scema, però invece fanno le magie. Sanno di estate, poi le danno quel tocco di sensibilità. Buon appetito. Sta preso bene? Sta preso bene. Io scherzavo coi cracker. No! Sta preso male. Ci sono altri piatti. Stava vomitando, ragazzi. Ma cosa mangia con le bacchette? Vabbè, cinese. No, stava vomitando. Non, gli ultimi due piatti non riuscivano a soddisfare nemmeno il palato di un cinese. Non lo so. E quindi, la portata principale. Che gli diamo? Madonna mia, che cazzo gli do? È vero però, è uno stomaco piccolo il cinese. Voleva la zuppa di cazzo. Doveva andare dalla trattoria di Gigino. Che chiudi il panino. Allora, c'è il panino di porco. Allora, che su sti ciofeche di piatto. Raga, io mi farei il riso. Se proprio dovessi scegliere, mi farei il riso saltato, perché sembra l'unica roba. Te l'ho detto che era la zuppa di cazzo. Allora, che gli do? Il pan coniglio, il riso alla cantonese, oppure i vermicelli che ho cacato l'altro ieri. Spaghetti in bianco? Sembra l'unico mangiabile il riso, quindi che gli do? Il pane, quello simpatico in mezzo. Non il pane. Questo qui, il panino fico. Madonna, ragazzi, ma come portata principale. Ocri, i vermi teni a bollire. Ragazzi, vorrei andare su una roba figa. Riso. Al sushi c'è nel menù. Coniglio. Ok, vado. Coniglio, coniglio sia. Ecco qua. Un bel coniglietto piccolo che ha un aroma di cipollina e sa di sottopalla sudato di controllore della stazione. Si sente? Si sente la sprezza del sottopalla? Sì, si sente, si sente. Signora! Ma che si è messa anche lei? Che cosa pensa? Com'è? Buono. Io di solito vado soltanto nei locali a 3 stelle o a 5 stelle.
Se non fosse il fatto che dovevo venire qui a registrare, non sarei mai venuto. Cioè, ci penso io. Scostumato. Arriva il dessert. Ben fatto. Hai ottenuto il mio rispetto. Ma ricordati, di solito gli uomini non si fanno i complimenti. E che vuol dire? Ma che vuol dire? Almeno la mancia. Pulisci in fretta. Vabbè, signora, ma anche meno. Pure lei, Ah, questi sono quelli della crew che devono invece portare la roba. Va bene. La signora stizzita, ma cretino tossico. Gli uomini si fanno e basta. Perché stanno affittando il bar per registrare questo film? Ci danno 1500 euro al giorno. Stat zitto, non mi fa figure in merda. Capito. Va bene, sto a posto. Fai il meglio che puoi per fare in modo da mettere la capa mia sotto i piedi loro. Ok, vado. Sì? Signora? Sì? Signora? Pronto? Parla su in cinese stretto. Cos'era? Ma era veramente Cristina D'Avena. Ma cos'era? Ho visto la Madonna cinese. Chi è? Che stai facendo a casa? Non ho fatto niente. E allora perché ti stanno riportando? Hanno detto che stai facendo perdere il rubinetto. Ah no. Vabbè, vai a vedere che è successo. No, perde di nuovo il rubinetto. Che palle, ragazzi. Ti ci compri il panino. Ma che cacchio hai combinato? Da, mo dimmi che hai fatto a questo rubinetto. Ho riparato male. Ma non ho riparato io. Non ci posso fare niente. Ma come, ci vivi o non ci vivi qua? Ne è strunz. Guarda sto casino. Ma non l'ho fatto io, non ero nemmeno in casa. Mo riparalo. Signora, non tocchi. Signora, non tocchi! Niente. Ha fatto il casino. Adesso sono tutta bagnata. Beh, la ringoglionita anche lei. E non ci sta nemmeno una... Ma che cosa fa? Si asciughi con la mia camicia. Ma è fantozzi. Ma che schifo. Che poi ci ha pure lavorato. È tutta sudata. Che schifo. Signora, ma sei cretino. Si asciughi. Ma mai. Bravo Guglielmo, così si fa. Come no? Guarda come fissa. E che deve fare? Usa pure le mie mutande. Ma copriti, scostumato. Quel signore ha detto che ci sarebbero voluti 38 giorni. Ma come 38 giorni? Si allaga tutto qua, è ridicolo. No. Dobbiamo fare qualcosa. Che, vuole ammazzare? Non mi picchi. Lo riparo io. Ecco là, abbiamo finito di fare tu. Si va pure con le milf ora. Signora. Signora. Vabbè, brava. È brava, ho visto la manualità, è brava. Guarda e impara. Ce l'ha messa in saccoccia, raga. Altro che 38 giorni, 5 minuti la signora. Con due colpetti qui. Luigi! Ti sono mancato! Che bello, Luigi! Ti prego, scopriamo! Ti ho portato questo, ginseng, le borse di Gucci. I funghi, tutto quello che vuoi. Ma che devo mangiare tutta sta roba? Ma come non la mangi? È tutto quello che deve avere un vero uomo per crescere. Ciao piccola luna. Se azzeccava le risposte con l'idraulico, dovevamo fare gli attori al bar. No, cazzo. Peccato. Guarda quando sei debole, ti sei sciupata, zia. Oh, ma puoi dirmi una roba bella? Ma sto cercando di essere carino nei tuoi confronti. Che poi me la porta nelle borse in pelle. Questo posto è molto bello.
Dove sono le verenzole, mo? Ma mi hai visto il giorno? Non ho visto Gianna, dove sta? Perché la cerchi? No, niente di speciale. È che dopo tutti questi anni, perché non andiamo a fare un po' una passeggiata, così ci facciamo quattro chiacchiere tutti e tre insieme? E vabbè, glielo vado a chiedere. Ma non è che Luigi è innamorato? Che serve? Oh no! Sì? Portiamoci Sara. Ma vuole conseguire. Siamo compagni di classe con Gianna! Lui vuole Gianna! Sto cazzando! Boh, raccogliti la mascella, Luigi. Ciao, Gianna, è bello vederti. Ti ricordi di me? Ma lui sta fangirlando tantissimo. Sono il prendipalla di Guglielmo. Ah, sei un vecchio compagno di classe? Lao Liu? Sei Luigi! Sì, sì, sono io. Si ricorda chi sono? Vedi? Per tutti questi anni sembri sempre fichissima. Vabbè, cioè, mi volevi dire qualcosa? Che dovevamo uscire. Sì, era un mio suggerimento. Stavo pensando di andare in campeggio, così potevamo ricordare il passato. Certo, possiamo andare anche adesso. Ma questo non è un cazzo da fare. Certo che viene anche Guglielmo. Guglielmo, ma io avevo dei biglietti. Che tipo di biglietti? Per il mio. Per la mia partita. Ciao, Gri! Per la mia partita. Aveva i biglietti per la partita, ragazzi. Se hai tempo, volevo che mi venissi a vedere. E poi tu venivi magari nel backstage. Sta succedendo tanto in una sola giornata. Perché? Io volevo andare all'asilo per prendere qualcosa e speravo che tu mi potessi accompagnare. Capisco, mi fa cagare il tennis. Sei! Ragazzi, allora, io penso che Luigi non voglia. Io penso che Luigi non voglia che andiamo con Gianna. Sta dicendo proprio no, Luigi, no. Possiamo andare all'asilo oppure andare alla partita di tennis di questa povera tizia. Luigi vuole stare solo. Sara, e quando mai andiamo a scuola di nuovo? Che palle! Andiamo all'asilo, dai. Asilo a conoscere le mamme dei bambini. Sì, e anche a farne uno. Ciao, Moge. E allora perché non andiamo a fare un po' di shopping insieme? Dai, magari la prossima volta. La prossima volta andiamo tutti insieme. No! Gianna, aspetta! Mamma. Vabbè, me ne vado ad allenare. Ragazzi, ma che figure di merda, dai. Ma non facciamo bombare nemmeno Luigi. Ma che figure fate? Io non vi parlo mai più. Ciao, Rocket. Perché hai portato tutti questi libri? Ma perché stiamo andando a faticare con questa? Ma siamo dei sottoni di me. Ma basta! Vorrei donarli. Va bene, le vuole donare in beneficenza lei. Sara, hai dimenticato che prima ti ha chiamato il preside e ha detto che ti devi riposare? Come, con quale coraggio ti vieni qui e ti rendi ancora più ridicola? Ancora? Super Mario? Invece di riflettere sui tuoi errori sei venuta qui a rubare dei libri di proprietà della scuola, Vuoi che ti riporti alla polizia? È stata la preside a dirmi di venire. La preside ti ha detto di venire? Non ho sentito dirle queste cose. Guarda che ti denuncio. Senti, ma questo che cazzo, Mario, mo di meno. Lascia stare. Ma come mi posso dimenticare di questa cosa? Oh, che? Tuo pat? Tutti e due. Avete della dignità? Che? Volete portare dei poveri bambini via dei libri ai poveri bambini? Agisco, ragazzi! Agisco! Porca troia, ho agito forte. Vabbè. Ciao, Phoenix. Vabbè.
subito nero l'occhio. Abbiamo un pugno veramente che è durissimo. Per me già questo è il good ending. A posto, abbiamo finito. Recitazione a livello delle... Mi picchi davanti a tutti. Chiamerò i carabinieri adesso, ma subito. Non mi interessa quanti soldi c'hai. Ti farò implorare pietà. Non ti perdonerò mai. Voglio che soffri per tutto quello che è successo. È colpa mia. Lui non ha fatto niente. È un problema tra di noi. Ah, sì. Mo te ne devi andare subito. Non voglio vederti mai più. Non ci pensare proprio. Chiama la polizia. No, no, no. Lascio il lavoro. Ma... Andiamocene via. Ma come lascio il lavoro? Perché non hai aspettato, Caterina? E che dovevo aspettare? Potevi levare gli anelli. Cosa ho fatto? Addio ai bambini. Ragazzi, niente, si è licenziata. Scusa, colpa della mia impulsività. Ti ho costretta a lasciare il lavoro. Ci hai rovinato la romance. Ma non è colpa mia! Non ti preoccupare. Anzi, dovrei ringraziarti. Ringraziarmi. Non ho capito ancora come dirlo ai miei genitori. Però nel momento in cui ho detto che avrei lasciato il lavoro, mi si è sollevato un peso da sopra l'intestino. Adesso sono molto più felice. Davvero? Sì. Vedi? Fatta felice. Ma adesso dove vai? Mo ci dai il due di picche. Devo fare quello che ho sempre voluto fare. La modella su OnlyFans. E infatti, che sta a fa'? Dove mi sta portando? Dove andiamo? Cosa succede? Perché questo momento di intimazione? Sì, vabbè, i tatuaggi. Ah, so, ma proprio tutto sblurrato. Ma fra l'altro si è fatta veramente i tatuaggi peggiori dell'universo, proprio. Brava, finalmente hai finito di fare la stronza e hai sbloccato un nuovo capitolo della tua vita. Ho un altro desiderio. Di vedere le luci del nord. Le ho viste soltanto nei film. Però le cose sono cambiate. Finalmente possiamo fare queste cose. Ma sì, modini la fessa proprio libera. Vai, goditi la vita. Spero che un giorno romperò le catene anche io. Per assaporare la libertà proprio come hai fatto tu. Vabbè, puoi venire insieme a me, no? Sì, sono sicuro che ci sarà un'opportunità nel futuro. Dai, magari quel giorno arriverà presto. Che palle! Signora? Signora? Ma come l'abbiamo... Cioè, quindi questa l'abbiamo ridotta a una vita di stenti? L'abbiamo ridotta a una vita di stenti, lasciandole lasciare il lavoro, facendola diventare una tatuata con poche cose nella vita? Vedi? Poi mio padre non le parla più perché c'è i tatuaggi. Allora... Ma lei è contenta? Ma lo è davvero? Tu hai fatto questo? Beh, no, tu l'hai fatto. Voi l'avete fatto. Che è successo? Ah, i risultati! Ti prego, fai che ti hanno preso. Apri e facci vedere quali sono i risultati. Ho perso. Io non ce l'ho fatta. Lo sapeva! Con quel quadro di merda! Guglielmo, non fa niente, c'è sempre tempo e la prossima volta proverai meglio. Ti sbuccio una mela? Ma che cazzo? Cioè io ho appena fallito la roba della mia vita e il suo modo di sdrammatizzare è ti sbuccio una mela. Ti è, magnati una cosa che ti vedo sciupato. Dai, devi sollevarti lo spirito, ti porto fuori, dai, sulla costa. Sto bene. Ho molto nella testa adesso e anche nel mio pipo. Ho bisogno di un po' di tempo da solo. Sì, sì, sì. E poi ti lamenti di Sara. Sulla costa vuole andare. Ma quale sulla costa? Io mi devo lanciare dalla costiera. Altro che, sono un fallito. Tina sotto una peggio di Guglielmo per Sara. E anche questo è vero. Amalfitana, sì sì sì. Il tatuaggio è scomparso, ma era un tatuaggio finto. Bah, così io mi devo lanciare, mo. Che perdita incredibile. Ho perso anche la rana di carta. E mo? Però almeno sono qui per te. Meno male che c'è Luigi. Ale,
non lo posso dire. Riproduci Despacito. Io, Luigi, giuro sulla mia vita che non ti lascerò mai, Guglielmo. Che tu fallisca o che tu raggiunga il successo, all'inferno o in paradiso, io ti coprirò sempre le spalle fino alla fine dei tempi, fino a che non moriamo per sempre, fino a quando non ci facciamo vecchi e brutti. Ma io non voglio essere vecchio e brutto, ma mi stai mandando le maledizioni. Ma come la maledizione? Sto facendo un buon desiderio per te. Ma che carino, dai, ma possiamo essere bromanzi? Dai, di non avere buone intenzioni anche. Ti senti un po' meglio? Ho perso la speranza nella vita. Sarò sempre un perdente. Ma come puoi perdere la speranza nella vita? Dai, non ce l'hai fatta a sto giro. E quindi? Quando eravamo a scuola, pensa. Volevi prendere tutti i buoni voti, però hai preso sempre 89. E invece alle medie volevi passare l'esame, però hai preso proprio il minimo indispensabile. Un punto però... Ah, no, non ho mai passato gli esami. Minchia, non ho mai passato neanche gli esami delle scuole medie. Madonna mia, siamo veramente uno scellerato. Ma noi non ci meritiamo nemmeno di essere qui. Dai, se è mai stato un ostacolo. Hai iniziato comunque un business che poi è fallito. Per carità, fai schifo, amico mio. Quello che voglio dire è che anche quando la vita ti prende a pesci in faccia, tu comunque hai resistito. Dobbiamo comunque fare i conti con queste cose. Quindi ci proviamo di nuovo. Accetti il pesce. Magari la prossima volta vinciamo. Dai. Comunque, fammi sentire quella tua bella risata. Finché io e te riusciremo a rimanere così, non ci sta niente che non possiamo superare. Luigi, grazie mille. Ci possiamo baciare, Luigi? Non essere gentile con me. Baciami, stupido. Quindi che piani hai adesso? Ci penso un altro po'. Va bene. Prenditi il tuo tempo. È così che il Joker è diventato il Joker. Quello che farai, io ti seguirò. Ma che carino lui! Guarda, guarda. Guarda Frosinone. Con il mare. Non è vasto il mare. Quasi quanto il cazzo che me ne frega di Sara. Però... parti con Sara. No, no, questo è il nostro finale. Questo è il nostro finale. Mister T, ma a che punto siamo? Perché vorrei capire quanto manca. È quasi finito. Quasi finito quanto? Dammi una tempistica. Ok, manca l'ultima scena. Ok, c'è un bigliettino che mi dice di andare di qua, forse. Andiamo. Possiamo ancora farcela con Sara, ragazzi, abbiamo fallito tutto. Solo Luigi, just Luigi nella mia vita. Ma che sono ste cose? Oh, c'è un bigliettino, leggiamolo. No, non spoilerare, non spoilerate. Ah, ci ha preparato qualcosa da mangiare che ci risolleva il morale. Andiamo a prendere la moglie, sì, andiamo a Berlino, Beppe. Signor Pantaloni Rotti. Oddio, e qual era il codice? Io non lo so. Ragazzi, ma io non lo so il codice. Qual è il codice? 2016, 1518. Che stronze. Vabbè, andiamo avanti. Guardiamo qua, c'è una roba. Mi sono assenato per 5 minuti, stava andando tutto bene. Invece, tutto in vacca. Lo voglio. Ma cosa vuole lui? Che cosa vuole? Un libro di tigri contro tigri. Ehi, rilassati. Guarda la libreria. Sono un bambino cresciuto ormai. Guardiamo la libreria. Li potevano tradurre. Che spaccimma. Che brutta scrittura. C'è qualcosa qui. Un fiore per noi. Attenzione.
Nel linguaggio dei tulipani significa il tuo sorriso è come il cielo ha fulminato. Sunshine, manco col cazzo glielo dico. È come un cielo fulminato. E la torta per il fallimento. Ma che cosa succede, ragazze? Guglielmo, dai, ripigliati. Ci riproverai la prossima volta. Adesso che sei nel nostro appartamento andrà tutto meglio. Sei il migliore. E oggi è un giorno speciale per celebrare. Abbiamo anche comprato una torta. Guglielmo, noi crediamo in te. Dai, entriamo dentro. Sì, anche io entro dentro, credo. Nella torta, però. Una torta in faccia della 3-2-1. Sì, sì. Che succede? Sì. Qui. Prendi questa carta. Ci abbiamo messo tutti quanti dei soldi. Madonna mia, la carità, che tristezza. Madonna, so. Ragazzi, ma veramente, ma tra tutti quanti, ma veramente la carità, ci hanno fatto la carità. Usali adesso, così puoi pagare i tuoi debiti. Ma sono i vostri soldi. Ma non ti preoccupare, è una piccola parte dei nostri risparmi, non influirà sulla nostra vita. Non posso accettare, vi preoccupate troppo per me. E comunque ho già deciso, devo impegnarmi per ripagare il mio debito da solo. Guglielmo, noi crediamo in te. Va bene, va bene. Dai, mangiamoci la torta. Sì, ma io non la voglio sta roba, il regalo di matrimonio, la busta, il regalo per la comunione. Ciao Dark. Sara guarda sempre la... Sì, sì, voglio mangiare pure io. Desidero avere un po' di dignità. Sì? Fatto. Speriamo che magari nel prossimo DLC. Dove ritrovo tre ragazzi così? Io vorrei soltanto la testa, la scheda. Poi basta, la carta, basta. Niente, non si guaglia. Raga, non si guaglia. Ah, buon anno! Allora, Sara, che piani hai? Da, vediamo un po'. Perché non ci facciamo un giro al mare? Però, vabbè, ok, ognuno adesso mi sta facendo una proposta su come passare Capodanno. Sara mi vuole portare al mare. Luigi, invece, che cosa vuole? Niente, lui mi sta facendo un wall of text. E gli dico, ti voglio bene anche io, povero Luigi. Luigi è una persona molto carina. Che schifo, mi ha risposto. Luigi, vai a fare in culo. Vabbè, buon anno, buon anno. Mamma! Non ho detto a mamma che non ce l'abbiamo fatta. Che gli dico a mamma? Mamma, c'ho qualcuno che mi piace. Oh, sono molto felice per te. La porti a casa la prossima volta, così la incontro. Sì, ma non lo sa manco lei. Un attimo, mio figlio avrà sicuramente successo. Faccio il tifo per te, piccola mamma che non sa che noi siamo dei falliti. Già, Gianna. Gianna invece che cosa vuole fare? Dove dobbiamo andare? Dai che la mamma ci fa le lasagne. Allora, ci sarà una meteor shower. Ah, lei ci vuole portare a vedere le stelle. Ciccina lei. Ciao Yagumo, abbiamo praticamente finito. Credo che serva la scena finale. Invece Tina, vediamo questa. Che vuoi? Via, ho un regalo per te. Vediamo se ci sono altre persone che vogliono fare le cose. Allora, vediamo un po'. Lei vuole che aspettarci, ci aspetta in piazza. Quindi ci penso, va bene. Quindi, raga, dobbiamo scegliere dove andare. Tina no, con Sara le vediamo le stelle. Guglielmo, Luigi, che stai facendo qua da solo? Niente. Perché hai comprato queste cose? Stai spendendo un sacco di soldi. Queste non sono per te. Sono per una persona che è molto importante per me, per l'anno nuovo. Dai, buttati da Gianna, va. Che è successo a te? Lui sicuramente vuole fare il quagliare con Gianna. Vabbè, tutte e tre mi hanno chiesto un appuntamento, però io non so dove andare. E perché stai esitando? Sono sicura che sia Tina che ti ha chiesto l'appuntamento. O forse è Sara. In realtà mi hanno invitato tutte e tre.
anche Qui. Gianna, sì, anche Gianna. No, Luigi! Quindi con chi vuoi andare? No, dai! Piccolo Luigi! Non lo so. Ma io ho detto che io ho detto la verità, io ho detto che tutte e tre volevano. Analizziamo la situazione. Tina è piena di energia e di vitalità. Ti chiama per nome e ti vuole bene. Non è un dolcino. Se stai con lei non sarai mai annoiato. Nessun dubbio. Sara è una donna con molte facce e ti dà un po' di pepe alla vita e non sarà monotona. Invece Gianna, non c'è molto da dire su Gianna. La conosci meglio di me ormai. Lo so, ma cosa? Vabbè, una scelta difficile. Povero Luigi. So che è un'opportunità che non arriva a tante persone. Però hai già fatto un sacco di cagate con un sacco di ragazze prima. Quindi adesso è la tua chance. Guardami. Sì, da. Senti il battito del tuo cuore. Pulisciti dalle distrazioni che hai nella testa e chiedi a te stesso: chi è che ti fa battere davvero il cuore? La donna che ti fa alzare il pirulo, la persona che ogni volta che vedi ti fa drizzare i peli polnesi. Amici, c'era veramente la Ruth con Luigi. Ma io voglio la Ruth con Luigi. È tutto chiuso, grazie al cazzo. Abbiamo fatto punti con nessuno. C'è la Ruth con Luigi. Raga, io voglio sta con Luigi. Dobbiamo rigiocarlo. Andiamo da Sara, va, con l'idraulico, no. Vabbè, abbiamo scelto, dai. Quindi? Hai fatto decisione? Hai preso una decisione? Io? Non devi dirlo a me. Facciamo una nuova run per Luigi. Da, ti copro le spalle, però adesso devo andare. Buon anno! Vai lì a portare a Gianna, vai! Che lui è innamorato. C'è la strada del Pipo! Sì! Sara, sono qui! Ma fa freddo! È dicembre, tesoro! Ma tu ti sei vestita veramente così? Fa freddo! La sciarpa non serve a niente! Buon Natale! No, buon Capodanno! Che pacco enorme. Anch'io ho un pacco enorme. No, basta. Ah, carina, mi ha fatto il casco. Così possiamo cascare insieme. Ci sono cascato. Sono il mio con il tuo. E quindi sono in sono disegnati uguale. Ah, e poi ha fatto quel viaggio dove volevano andare. Vuoi venirci con me? Che dici? Mi piacerebbe molto. Sì? Ah, ok, è partito. Ci sono cascato di nuovo. Amici! Sì, sì, sì. Questo momento è perfetto. Sta anche nevicando in maniera finta, del polistirolo che cade. Sono così fortunata. Sai, non nevica spesso a Frosinone. Ah, ah. È vero, non nevica spesso a Frosinone, raga. Guglielmo, dal giorno in cui ti ho incontrato, la mia vita è cambiata in meglio. Sì, anche la cocaina. Che guardi il culo tu? Guarda su! Che fa? Ma io non lo so. Sei disoccupata, infatti, non è molto vero. Però va bene, lei è contenta. Ma adesso cade, si spacca il coccige. Abbiamo finito. Sì, guarda. Che sta a fa'? Ma cosa ascolti? Vabbè, niente, sta presa bene. Dammi questa cozza, vai. Si procaccia la cena. Ma lei è nuda. Mannaggia papà, io sento freddo io per lei. E quindi stiamo festeggiando. Bello, ubriachiamoci, balliamo.
ma ci siamo portati anche questo stronzo appresso. Ma ragazzi, ma chi cazzo è questa signora? Chi è questa? Ciao, addio, grazie mille. Ma chi è questa gente? Gianna! No, ma questa è Gianna triste e sola. No, Gianna e Tina sole, ragazzi. Luigi. Luigi. Da solo, che guarda gli stemma alla luna. Ma amici, siamo comunque riusciti a cocchiare qualcosa con la nostra Sara. L'avete voluta, l'avete desiderata. Che merda, che merda, fatemelo dire. Sembra veramente una bella munnezza. Bravi, bravi, bella munnezza, bella chiavica. Io vi ho sempre detto che voi sbagliate tutto. Avete dei pessimi gusti. Ma quale merito vostro? È una cagata.